Bene, buonasera a tutti, siamo pronti per cominciare. Sono Fabio Oreste, founder della Quantum Tree School, master trader da oltre 25 anni, trader professionista e 30 anni fa ho cominciato la mia prima operazione. Bene, oggi vedremo come ho guadagnato 7.650 dollari negli ultimi 3 giorni. Come al solito, chi mi segue da molto tempo sa che questi sono dei guadagni che conseguiamo in modo regolare, in modo costante. Vedremo oggi le tecniche di Quantum Trading Power applicate su commodities e indici di borsa con le operazioni in diretta che abbiamo fatto su Finanza Now nei giorni scorsi. Il martedì, per chi ci vuole seguire, intorno alle 15:15 siamo sempre presenti, facciamo previsioni, poi facciamo un chat delle operazioni. Ma adesso vorrei farvi vedere subito una cosa, ragazzi, cioè vorrei subito, immediatamente, farvi vedere una operazione live in diretta, ok? Perché noi facciamo trading, siamo trader professionisti, quindi andiamoci un attimo a vedere insieme cosa sta facendo il Nasdaq. Perché? Perché sul Nasdaq abbiamo già guadagnato molti soldi oggi, ma vorremmo farveli guadagnare altri a voi. Quanto abbiamo guadagnato? Vedete, questa è la nostra piattaforma Interactive Broker. Abbiamo guadagnato 4.656 dollari finora, eh? Vedete a sinistra, totale USD. Sulle operazioni fatte, qui abbiamo il registro degli eseguiti, abbiamo preso i massimi e i minimi della giornata, eh? Ma adesso vorremmo farvi guadagnare anche a voi, quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo subito immediatamente a 16.136 di Nasdaq, andiamo long. Dovevamo andare long un po' prima, ma vi volevamo aspettare, quindi andiamo subito ad acquistare immediatamente, anzi andiamo qui, andiamo a comprare un Nasdaq, poi faremo piramidi quando il mercato sale come si fa di solito. Andiamo market, ok? Market, ma qui non quota più, non mi aggiorno. Ok, allora andiamo sul mini, vai, andiamo sul mini e ne compriamo in questo momento, quindi 10. Andiamoci a comprare 10 di Nasdaq, market, trasmetti. Eccoci qua. Come avete visto, ordine eseguito a 16.136, ok? 16.136, questo è il prezzo in cui siamo entrati ora in diretta davanti a voi. Andiamoci a vedere il grafico insieme. In questo momento, come potete ben osservare, il Nasdaq quota 16.137. Noi siamo usciti poco fa esattamente sul minimo qui a 16.096. Non ci credete? Adesso vi facciamo vedere gli eseguiti. Chi è che riesce a chiudere? Siamo andati 18 sul massimo, intorno a 16.266. Siamo usciti sul minimo esatto. Ve lo proviamo con gli eseguiti di oggi, ma come facciamo tante volte. Innanzitutto, però, chi ora entra long 16.137 si porta a casa almeno 50 punti. Il nostro target sarà 16.188, ok? Quindi mettiamo subito il nostro exit, andiamolo a controllare sulle linee quantiche, vi facciamo vedere le linee quantiche che ci hanno dato esattamente il massimo e il minimo. Un attimo solo che ve lo mettiamo meglio facendo vedere il nostro software real time, poi dopo andiamo con le slide. Un attimo solo che vi mostro, eccolo qua, il QTP Trader, voilà. Ora dovreste vedere lo schermo intero. Vedete, siamo entrati short esattamente su questa QPL qui, dove c'è il massimo. Le QPL sono queste linee trasversali, linee quantiche, che sono la specialità del nostro metodo Trading Power. Nessuno le ha. Noi le abbiamo create, le abbiamo spiegate nel nostro libro, pubblicato a New York da John Walensons, il più grande editore al mondo di Wall Street, dove pubblicano Larry Williams, i miei colleghi Tom DeMarc. Ecco. Queste linee quantiche ci dicono i punti in cui il mercato, qualsiasi mercato, commodities, indici di borsa, valute, anche le cripto fanno massimi e minimi. Qui siamo entrati short oggi e qui noi siamo usciti dagli short, sono a 16.096 e abbiamo fatto take profit. La dimostrazione, dimostriamo gli eseguiti perché qualcuno dice, ma sarà vero? Eccolo, andiamolo subito a vedere negli eseguiti. Immediatamente rimettiamo il nostro... Questa è la nostra piattaforma live, Interactive Broker. Questi sono i guadagni conseguiti da oggi pomeriggio a ora, in 3 ore, circa 4.628 dollari. E andiamo a vedere gli eseguiti. Ok, guardate un po', questi sono gli eseguiti che ora appaiono. Allora, ragazzi,
Guardate un po', Nasdaq, guardate un po' i prezzi, siamo entrati oggi short, oggi ha fatto un massimo a 16.200, a 77, guardate noi dove siamo entrati, a 16.270 alle 8.24 di New York, che erano le 14.24 ora italiana. Vedete dove ho il cursore? Ecco, è la seconda riga dal basso. Sold, ho venduto 10 in Nasdaq, dicembre è la scadenza, 16.270 è il prezzo. Poi li ho ricomprati a 6.215, ho fatto take profit alle 9.44 New York, un'ora dopo, quindi mi sono portato a casa 55 punti. Ma che cosa ho fatto? Visto che la QPL che vi ho fatto vedere prima era stata rotta, sono subito rientrato short e me ne sono venduti altri 10 a 16.210, quando 6 minuti dopo, cioè alle 9.50 di New York, 16.50 ora italiana, vedete? E poi ho fatto dei profit a 16.103. A 16.103 mi sono ricomprato le posizioni che avevo venduto prima, ho fatto piramidi, sono entrato, sono uscito. Allora, 16.103 alle 11.44 di New York, 17.44. Guardate bene questo prezzo, 16.103. Andiamo a vedere ora sul grafico, dove ha fatto il minimo. 16.103 è stata la mia ricopertura, il mio take profit. Il minimo è stato fatto a, come potete ben osservare, a 16.094. Io sono uscito a 16.103, cioè 7 punti sopra il minimo. Adesso, poco fa, sono rientrato, chiedo scusa, long, sono entrato long a 16.136. Con 10 mini Nasdaq, ok? Micro Nasdaq. Quando il mercato salirà e mi farà per esempio 16.150, andrò in piramiding, ok? Andrò in piramiding, quindi comprerò altri 10, quindi raddoppierò la mia posizione. Qual è il target? Mettiamo subito il target insieme, andiamolo a studiare sulle QPL, siamo a 16.175, ci facciamo insieme altri 40 punti, ok? Quindi si fa close, chiudi. Chiudi la posizione 10, ok, 16.175, ok. Allora, 16.175, chiudiamo la nostra posizione. Poi vi facciamo previsioni di medio periodo, vi diciamo dove andrà il mercato, eccetera, 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 ok. Allora, però, calma, 16.175 passa la QPL. Usciamo un po' prima, tipo a 16.172, perché in genere si esce sempre 2 punti prima. Ok, fatto. Adesso torniamo alle nostre slide. Ora vale 16.128, ok, no problem. Adesso, ragazzi, torniamo al nostro webinar, alle tecniche che abbiamo utilizzato per conseguire i guadagni che vi abbiamo mostrato prima. E quindi torniamo alle nostre slide e vedremo come abbiamo guadagnato 7.650 con le previsioni pubbliche sul caffè, sul Nasdaq. Soltanto oggi siamo in guadagno di a oltre 4.000 dollari, per esattezza 4.577 dollari. Ok, il guadagno cambia di secondo in secondo perché è legato alle variazioni istantanee. Adesso torniamo invece alle nostre tecniche Quantum Trading Power. Come abbiamo fatto a guadagnare così tanto? Come abbiamo fatto a prevedere i minimi della giornata e i massimi della giornata che vi abbiamo dimostrato con gli eseguiti della mano poco fa su cui siamo entrati? Bene, questo è l'oggetto del nostro webinar. Quindi eccoci qui, chiedo scusa, qui non è aprile, ma qui è novembre, oggi siamo a 15 di novembre, mi hanno dato i miei assistenti la slide sbagliata. Ok, 15 novembre 2021. Allora, abbiamo usato per consigliare questi guadagni 7.650 dollari in 3 giorni tecniche scientifiche prezzo-tempo. Ricordatevi la differenza tra analisi tecnica, analisi quantitativa, analisi volumetrica e le nostre tecniche quantiche, Quantum Trading Power, è questa. Le altre utilizzano tecnologie obsolete, quindi tecnologie poco efficienti. Perché? Perché non sono in grado di prevedere massimi minimi come vi dimostriamo noi di fare da anni sistematicamente. Noi con Quantum Trading Power utilizziamo un metodo, una metodologia di trading che ha dei principi scientifici che illustreremo durante questa lezione e ci consentono di realizzare delle performance continue e costanti, entrando sul minimo, entrando sul massimo, short esattamente in modo chirurgico, e applichiamo due tipi di principi
scientifici. Alcuni vengono dalla fisica quantistica, da cui quantum theory, altri dalla relatività di Einstein. Tutto questo ci consente di creare un metamodello vincente che ci consente di guadagnare in modo costante e soprattutto di vivere di trading alla grande. Questo è il punto fondamentale. Noi non facciamo trading per divertirci, per passare il tempo. Non è che abbiamo un lavoro, facciamo, non so, l'impiegato, facciamo il venditore, facciamo il commercialista, poi mi occupo anche di trading. Io sono un trader professionista, io ho tutte le mie case, tutte le mie ville in Egitto, Sharm el Sheikh, in altri luoghi, in Svizzera, le ho comprate attraverso il trading. Il mio tenore di vita, cuochi, staff, me lo pago con il trading. Da quanto? Ve l'ho detto, da 25 anni. Ho cominciato a New York, a Wall Street, ho finito la Luiz a Roma, il mio professore era Spognamiglio, poi è diventato presidente del Senato, mi ha detto: Oreste, vattene a New York, vai a lavorare in qualche investment bank, tu qui mi chiedi delle cose che io non posso aiutarti, vai a New York, segui la tua vocazione. Sono andato a New York, ho trovato subito un posto in Lehman Brothers, quando Lehman Brothers era veramente una delle top bank, ho lavorato una Wall Street, poi ho avuto subito dei buoni risultati e di conseguenza ho preso i migliori clienti, mi sono messo subito in proprio, ho cominciato a fare trading proprio bene, ma adesso vedrete anche voi come potrete diventare anche voi dei professionisti e vivere alla grande con il trading. Se volete farmi delle domande, potete mandare un'email a Quantum Trading School, qui info@quantumtradingschool, è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi ci potete mandare delle domande e noi vi rispondiamo in diretta durante il nostro webinar. Quindi info@quantumtradingschool.com. Questo è l'indirizzo dove ci potete mandare delle domande. Adesso siamo pronti per continuare. Quindi, se qualcuno mi chiede vivere di trading è possibile? La mia risposta è assolutamente sì, e noi lo dimostriamo pubblicamente da anni. Ma attenzione, molti ci provano a vivere di trading, a diventare trader professionisti. Qualcuno si definisce trader professionista quando non è, invece, è un trader. Non è neanche qualcuno che compra e vende. Si tratta di dilettanti allo sbaraglio che fanno media ribasso, che utilizzano tecnologie obsolete e di conseguenza non pagherebbero con il risultato delle loro trading neanche le bollette della luce. Figuriamoci comprarsi una casa, figuriamoci mantenere un tenore di vita elevato. Bene, ma perché molti ci provano e solo pochi ci riescono? Perché per vivere di trading è necessario possedere tecnologie superiori all'analisi tecnica, agli oscillatori, MACD, RSI, stocastico, chi più ne ha più ne metta, o anche le tecnologie sulle opzioni che vi dicono che sono tra le più avanzate, che purtroppo hanno un risk reward ratio molto povero, cioè quanto? 3 a 1, cioè rischiate 3 per poi guadagnare 1, cosa pessima. Noi invece rischiamo 1 in genere per guadagnare 5 sulle operazioni di medium term o di multi-day, sull'intraday magari un po' meno a volte, però facendo molte operazioni intraday durante la giornata si arriva a guadagnare quello che vi ho fatto vedere poc'anzi, cioè questa è la nostra piattaforma live. Interactive Broker, questo è il mio conto, questo è 4.567, questi sono gli eseguiti che vi ho fatto vedere prima, dove ho preso il massimo della giornata, il minimo della giornata del Nasdaq, sono entrato poi uscito in più strati, in piramide, ho fatto take profit, sono rientrato subito, ecco, questo un po' è il modo con cui noi operiamo. Ma se ci vogliamo ancora chiedere veramente come si fa a diventare un trader professionista, bene, ve l'abbiamo detto, dovete avere tecnologie superiori come quelle del metodo Quantum Theory Power QTP che noi insegniamo agli allievi della nostra Quantum Theory School. Bene. Allora, che cos'è Quantum Theory Power? Beh, è una metodologia di trading che poggia su 20 anni di lavoro, di ricerca e di studio che io ho portato avanti per creare il miglior sistema di trading oggi sulla piazza internazionale. Non lo dico io, lo dicono a Wall Street, a New York, editori come John Wiley & Sons. Ecco, la maggior parte dei trader che voi incontrate, chi vi propone di fare un corso di trading, non è stato mai pubblicato a New York da editori finanziari top a Wall Street. Perché? Perché ma non hanno nessun tipo di relazione con una piazza come Wall Street, non hanno mai fatto trading presso Investment Bank, non li conosce nessuno, non sono nessuno. In Italia si danno delle arie, partecipano a qualche trasmissione, ma a livello internazionale sono delle nullità. Io invece vi ho dimostrato tante volte, ma lo vedremo dopo, con i libri che ho scritto in Italia, il Sole 24 Editore,
con John Wayne Sons, che quello che noi portiamo avanti è un metodo non soltanto che si basa su ricerca, ma soprattutto su riconoscimenti internazionali, editori come quelli finanziari di Wall Street John Wayne Sons. Bene, è un metodo didattico che poi ho testato in 20 anni di insegnamento negli USA, in Svizzera, in Italia, dove ho fatto tanta formazione a persone che sono state trader professionisti, attraverso regole chiare e semplici da seguire per vedere i massimi e i minimi. Qualcuno mi dice, ma io faccio i due corsi, sarò in grado di vedere i massimi e i minimi? La risposta è assolutamente sì, perché il metodo che noi insegniamo è facile, tutti lo possono seguire, tutti possono, utilizzando il software che noi mettiamo a disposizione dei nostri allievi durante i corsi, che poi rimane a vita con una life license, chiunque può imparare a prevedere i massimi e i minimi se segue i nostri corsi. Bene. Quindi mostrare pubblicamente come si fa trading con successo è obbligo di qualsiasi docente di una scuola di trading. Io porto avanti la mia scuola di trading internazionale perché abbiamo allievi a New York, abbiamo allievi a Singapore, abbiamo allievi a Hong Kong, abbiamo allievi in Canada, a Londra, tanti allievi in Italia, in Svizzera anche. Ma bisogna dimostrare che cosa si sa fare. Bene, io subito ho aperto, appena ho cominciato il webinar, un trading in diretta insieme a voi. Ve lo ricordiamo, siamo andati long a 16.136 sul Nasdaq, ora vale 16.115, ha perso 20 punti, ma per il Nasdaq è poca roba, e quindi ora sul pullback potremmo anche valutare di andare long, perché non sarebbe una media a ribasso, ma con pochi punti sarebbe entrare in debolezza, però preferiamo che il mercato salga per poter mantenere il massimo controllo del rischio. Ecco, quindi entreremo alla perforazione di 16.150, come abbiamo detto, in pyramiding, quando il mercato andrà a nostro favore, dandoci già dei guadagni, aumenteremo la nostra posizione in ending position. Ok, fantastico, bene. Questa è parte integrante del nostro metodo di pyramiding, tutti fanno media ribasso, noi facciamo invece il contrario, cioè pyramiding. Bene, andiamo avanti. Allora, adesso andiamo a vedere insieme come nel nostro sistema di trading possiamo realizzare tutto questo, ma qualcuno di voi mi vede per la prima volta, non mi conosce. Allora, vediamo insieme una brevissima presentazione dei miei libri, della mia opera e del sistema di trading che noi stiamo utilizzando. Okay, partiamo subito. Ed ecco Quantum Trading, il mio ultimo libro pubblicato a New York in lingua inglese, edito dall'editore John Wallen Sons, l'editore dei grandi campioni del trading come Larry Williams, come Tom DeMarc e come me, Fabio Oreste. Questo testo parte dal presupposto che i modelli non lineari soltanto sono in grado di prevedere con precisione l'andamento dei prezzi di borsa. Quantum Trading quindi introduce un approccio innovativo all'analisi tecnica, che non utilizza indicatori o oscillatori tradizionali, ma introduce invece nuovi strumenti di analisi e di trading non lineari, basati sul concetto di grafici multidimensionali, curvature dello spazio-tempo in cui si muove il prezzo. Bene, tutto questo perché? Perché questo ci aiuta a prevedere con grande precisione i massimi e i minimi, sia nell'intraday sia nel multi-day trading. Ecco che quindi abbiamo un nuovo strumento, il P-Space, che è un nuovo modo di analizzare i movimenti del prezzo e nel tempo attraverso la matrice prezzo-tempo nella quale il prezzo si muove in due modi. Abbiamo creato un price model che è duplice, quindi da una parte il prezzo si muove come una particella di luce, un fotone, e obbedisce alle leggi dello spazio curvo della teoria della relatività di Einstein, quindi teoria generale della relatività. Ecco, lo spazio curvo, curvato da una massa importante da un campo gravitazionale, crea quindi che cosa? La deflessione del raggio di luce, no, della particella, del fotone, nell'ambito della teoria della relatività generale. Mentre, partendo dal presupposto che possiamo applicare questo modello al mercato, abbiamo un prezzo che viene deflesso da una curvatura dello spazio-tempo del titolo in cui si muove, creando un massimo e un minimo. E poi abbiamo l'elettrone che si muove attraverso salti quantici. Bene, questo genera due tipi di indicatori, le Quantum Price Lines,
curve di supporto e resistenza quantiche che ci danno punti in cui il prezzo fa minimi e massimi, non indicati dall'analisi tecnica. E poi abbiamo i time algo, i quantum time algo, che sono algoritmi temporali, perché il tempo è una variabile indipendente nel nostro sistema che indica i momenti dell'inversione o dell'accelerazione del trend, sia in intraday che nel multiday. Poi abbiamo lo strumento fondamentale per cui prevediamo i massimi minimi, che sono le intrighe quantiche, i punti di convergenza di più curvature che generano inversione del trend e quindi massimi minimi. Questi sono gli altri due libri che ho pubblicato per il Sole 24 Ore: Guadagnare in borsa con le opzioni, strategia di hedging per guadagnare anche quando i mercati scendono. Abbiamo introdotto le opzioni da un punto di vista molto semplice, ma sempre riferiti al modello del prezzo quantico. E poi abbiamo il primo libro che ho scritto per i principianti assoluti, per gli absolute beginners, Guadagnare in borsa in modo costante per maggiori nel lontano 2001. Eccoci, questo è quello che dicono di me, il Sole 24 Ore editore, in quarta di copertina, lo potete leggere. Da voi dicono che dopo una lunga esperienza che ho maturato nei mercati anglosassoni, svolgo da anni l'attività di trader e di consulente advisor internazionale per i clienti istituzionali, implemento strategie di ingegneria finanziaria per istituzioni bancarie e fondi di investimento. Invece John Wiley & Sons dice che il mio editore è americano e che il mio libro è un cutting edge guide to quantum trading original and thought provoking. Quantum Trading Book presents a compelling new way to look at technical analysis and will help you use the proven principle of modern physics to forecast financial markets. Quindi mi dice che questo testo rappresenta un nuovo modo per guardare l'analisi tecnica, e quindi ecco, ci sono dei principi che loro hanno messo sotto stress, quindi hanno trovato l'editore Wiley & Sons provati dai test che hanno fatto, dove applichiamo modelli della fisica moderna alla previsione dei prezzi dei mercati finanziari. Ecco che l'editore dice che applico appunto i due modelli della teoria della relatività e della fisica quantistica e per creare sia intermediate e long term top and bottom forecast, quindi previsioni di lungo e di medio termine. Si parte dall'analisi di Gann, la si porta molto più avanti, aggiungendo il lavoro di Einstein sulla teoria della relatività e della teoria della meccanica quantistica o teoria dei quanti, quindi teoria quantica. Ecco, questo è un po' quello che dice l'editore, e soprattutto ecco che l'editore ha visto un po' il mio trading system dal 2002 fino al 2011, anno in cui loro hanno pubblicato il libro, e hanno visto tutti i risultati, li hanno esaminati. Ecco che l'hanno trovato il trading system very very attractive annual return, quindi ci sono stati dei ritorni molto importanti. Questi sono i risultati che ho avuto per fondi chiusi di clienti istituzionali. Bene. Fantastico. Allora, siamo pronti per continuare e vedere che cosa è accaduto intanto nel frattempo. Vediamo sulle nostre slide. Ecco, allora, vediamo le nostre previsioni su Nasdaq e Caffè Futures che abbiamo fatto negli ultimi giorni, che ci hanno permesso di conseguire importanti guadagni. Nel frattempo il Nasdaq è sceso di qualche punto, ha ritestato la QPL, guardiamola ancora insieme prima di andare a vedere altre cose. Guardate come eravamo qui a 16.130, il Nasdaq è sceso giù, ha ritestato la QPL, la Quantum Price Line. Però vedete, la cosa importante è che la chiusura della barra a 5 minuti è avvenuta sopra la QPL, quindi per un momento il supporto sta tenendo. Questo è il punto in cui noi, se avremo una barra a 5 minuti che chiude sotto la QPL in modo importante, valuteremo uno stop e reverse. Perché? Perché la spinta cinetica oggi è estremamente ribassista. Noi abbiamo potuto fare con voi un'operazione in controtendenza, prendere un rimbalzo esattamente, ma il trend è ribassista. Noi riteniamo che domani, dopodomani, il trend continuerà a scendere. Quindi ora stiamo facendo un'operazione altamente acrobatica in controtendenza. Riteniamo che per il momento
questa linea, questa QPL, questa resistenza quantica sia bella, è stata ritestata, il pezzo si vuole ricaricare qui. Ok, adesso torniamo invece alle nostre slide, andiamo a vedere insieme cosa abbiamo previsto insieme ai giorni scorsi per Caffè per Nasdaq. Allora, eccoci qui. Allora, avevamo detto, e lo abbiamo detto nei video che trovate sul canale YouTube della Quantum Trading School, e nella nostra pagina Facebook, vedere le nostre previsioni live, che, e lo abbiamo detto esattamente martedì 9 novembre, che cosa? Che il caffè sarebbe salito, il Nasdaq sarebbe sceso. In particolare abbiamo detto che se andate nella nostra pagina Facebook, che vi mostro ora, in modo tale che la potete poi vedere con calma da soli. Eccoci qui, abbiamo la pagina Facebook qui. Questa è la pagina Facebook che potete visitare, Quantum Trading School, andate su Facebook, mettete Quantum Trading School e ci trovate. Ecco qui, vedete il video del 9, di martedì 9, dove avevamo predetto dei ribassi. Avevamo detto che nella fattispecie, il Nasdaq che si trovava in quel momento martedì 9 alle 15:15, diciamo quando siamo intervenuti a 16.280, avevamo detto stiamo aprendo posizioni short a questo prezzo e il primo target sarà 16.100 e il secondo target 16.000. Bene, entrambi i target sono stati perfettamente centrati. Abbiamo avuto 280 punti di guadagno per ogni singolo contratto. Un punto in Nasdaq vale 20 dollari, quindi abbiamo guadagnato 5.600 dollari in 3 giorni soltanto sul Nasdaq Future. Potete rivedere il video con le previsioni live sulla nostra pagina Facebook, appunto sulla pagina Quantum Trading School che trovate su Facebook. Passiamo a commentare sempre sul comparto commodity con un altro strumento in compagnia del nostro ospite Fabio Oreste. Ben trovato Fabio. Qui per ascoltatori di Finanza Now. Eccoci, Siamo ancora in eccoci. collegamento da Sharm el-Sheikh, ma lo so, siamo esattamente ormai al crepuscolo, ma appena in tempo per avere un po' di luce, Che per essere meraviglia. collegati da Lo fuori. vediamo, vediamo Grazie. in sfondo, vediamo in sfondo questa cornice stupenda alle tue spalle. Grazie mille per regalarci questo scorcio. E tu ci dici sempre, Fabio, che tramite le tue strategie potremmo permetterci anche noi di fare qualche collegamento dall'Egitto, quindi siamo curiosi di ascoltare i tuoi consigli di Assolutamente oggi. sì, certo, perché come sai, io ho fondato oltre 20 anni fa la Quantum Trading School, è un centro assolutamente speciale al mondo, quindi una scuola di trading per diventare trader professionisti, dove gli allievi fanno trading insieme a me, molti dei segnali che condividiamo con voi in realtà però sono approfonditi nella nostra scuola e nella nostra scuola i nostri allievi ricevono studi, approfondimenti, aggiornamenti su tante commodity, su tanti indici di borsa, long short. Quando magari salta uno stop, facciamo stop e reverse con una tecnica chiave. Ma vorrei subito tornare sul pezzo e darvi qualche previsione sul caffè, una delle commodity che ultimamente ha fatto parlare molto di sé perché ha raggiunto 210, poi è scesa. Adesso siamo in un giorno di setup. Tra oggi e domani si chiude sul caffè future un setup importante. Ora, il caffè indica un minimo che si sta formando e quindi ora proprio siamo andati long a 199,20 poco fa e il nostro target è 206. 206, quindi stiamo parlando di circa 7 punti di caffè future, ogni punto paga 375 dollari, quindi ecco, metteremo ovviamente uno stop loss sotto 197. Se 197 è un'area che dovesse essere rotta, valuteremo se fare come le nostre tecniche richiedono stop and reverse. Se invece il caffè salirà dopo che l'abbiamo comprato 199,20 a 202, sopra 202 andremo a fare pyramiding. Pyramiding significa che aumenteremo le nostre posizioni. Se siamo entrati con un contratto, ora a 199,20 a 202 compreremo un altro contratto. Quindi il target
che ci atteniamo il primo target è 206. Poi abbiamo un secondo target a 209, subito più in alto. Sul primo target faremo take profit e poi valuteremo se rientrare ancora. Questo è perché? Perché oggi si chiude un setup a tempo prezzo di tipo quantico. Nel mio libro Quantum Trading, pubblicato a New York, in inglese dall'editore John Wiley & Sons, illustro queste tecniche quantiche, questi indicatori quantici che vedono il prezzo come un elettrone che salta da un livello all'altro. Quindi abbiamo creato delle curve quantiche che vi ho mostrato in trasmissione nelle precedenti occasioni, dove appunto abbiamo delle indicazioni del prezzo minimo in cui ci sarà un'inversione e poi dove si formerà il massimo. Per il momento le nostre previsioni fatte insieme a voi, insieme a te Giulia, insieme a Giuseppe e Vittorio, si sono rivelate molto accurate. Ci scrivono in tanti per chiederci sempre più notizie, ma se visitate la nostra pagina Facebook Quantum Trading School potete trovare ancora più informazioni. Ma non è finita qui. Noi riteniamo che oggi, essendoci un setup prezzo-tempo anche sugli indici di borsa, Nasdaq, S&P 500, scenderanno non soltanto oggi ma anche nei prossimi giorni, quindi ci aspettiamo 2-3 giorni di ribassi come minimo. Qualcuno dice beh sì, perché i fondamentali ci dicono che i prezzi erano saliti molto, ma ecco, gli indici di borsa spesso salgono. Però che cosa accade? Noi abbiamo già indicato nella scorsa settimana, nel nostro ultimo appuntamento, che oggi martedì sarebbe stato un giorno di setup, quindi l'abbiamo già detto e quindi ecco ve lo confermiamo. Siamo già andati short sul Nasdaq, ora ci atteniamo sul Nasdaq Future un primo target a 16.108. Se sarà bucato, e anche 16.000 tondi saranno un altro target ulteriore. Ora c'è molta volatilità, il Nasdaq perde 200 punti, poi sale su di 100, è un indice molto volatile, adatto soprattutto a chi fa trading da professionista, long short, intraday, entra, esce, e più volte cerca di approfittare dei run up e anche poi dei pullback, ma insomma ecco che queste sono le nostre previsioni sul Nasdaq. Quindi una discesa ulteriore, un indebolimento che durerà almeno 2-3 giorni a partire da oggi. Allora andiamo avanti, ma sempre nella stessa trasmissione, il martedì 9 novembre, avevamo detto che il caffè aveva toccato poco prima delle 15.15 un prezzo che sarebbe stato il minimo della settimana. Avevamo detto 199.2 è il prezzo in cui stiamo entrando ora. Siamo entrati long a 199.2. Bene, entrambi i target sono stati perfettamente centrati, mentre il target è a 227. Il minimo è stato centrato per chi lo ha seguito live in modo chirurgico, ed ecco che quindi queste sono le slide che ci indicano le tecniche utilizzate. Avevamo inserito queste Quantum Price Lines sul grafico del caffè, abbiamo fatto un buy a 199.2, cioè qui, il minimo si è creato poco sotto a 198, a 202 abbiamo fatto piramiding al superamento di questa QPL e abbiamo avuto come target di uscita quest'altra QPL sopra a 206. Ok, questo è stato il primo target. Abbiamo dato un altro target a 208 che poi si è manifestato nei giorni successivi. Quindi questo è quello che noi facciamo un po' abitualmente. E Bentrovati nel pomeriggio di Finanza Now. Andiamo a chiudere questa giornata, ma prima vogliamo introdurvi con alcuni risultati che il nostro ospite Fabio Oreste ha premura di comunicarci. L'avevamo detto già appunto nella giornata di ieri, se ci sarebbero stati degli aggiornamenti sui suoi suggerimenti ve li avremmo comunicati, e quindi in collegamento dall'Egitto sempre abbiamo qui con noi Fabio Oreste. Bentrovato Fabio. A tutti i telespettatori di Finanza Now. Eccolo qua, Fabio. Dunque, sempre in diretta con il crepuscolo egiziano, andiamo ormai non più crepuscolo, ormai notte lì. Si vede là dietro un bello scuro. Ieri ci siamo collegati prima e quindi abbiamo avuto modo di vedere anche ecco, l'orizzonte egiziano. Ieri vedevamo il mare, le palme di Sharm el Sheikh, oggi it's night, ma sai perché? Perché sui mercati finanziari oggi sugli indici di borsa è buio, quindi anche il nostro sfondo è buio, ma l'avevamo previsto ieri. L'avevamo previsto, però è diversa invece la situazione sull'andamento delle vostre strategie, non è buio.
Assolutamente, perché abbiamo centrato un alto target a livello chirurgico sul caffè. Ieri avevamo detto che era giornata di setup, ieri intendo martedì 9 novembre, quando ci siamo collegati insieme alle 16.30. Avevamo detto oggi è giornata di setup sul caffè e stiamo comprando caffè a 99,20, l'abbiamo appena comprato pochi minuti prima, e chiedo scusa, 199,20. Ecco, perché era una giornata di setup e cosa vuol dire? E infatti avevamo dato un target molto ambizioso che si è rivelato perfetto e che è stato centrato dal mercato dopo poche ore che ci siamo collegati. Oggi l'ha ritestato ancora, ma che cosa avevamo detto? Avevamo detto il caffè salirà e farà un minimo oggi a 198,70, che era il prezzo che aveva battuto pochi minuti prima, e noi siamo entrati invece a 199,20, quindi 50 centesimi sopra il minimo, e avevamo detto il primo target sarà 206. Bene, dopo qualche ora che il nostro collegamento è finito, il caffè ieri ha toccato 206. Oggi lo ha ritoccato ancora, se qualcuno non fosse entrato, ma avevamo detto un'altra cosa. Avevamo anche detto, e attenzione, perché a 202 noi faremo piramidi, cioè compreremo un altro contratto ancora. Faremo adding position per incrementare i profitti, perché abbiamo detto, secondo gli insegnamenti di W. Gann e secondo il metodo della Quantum Trading School che noi insegniamo ai nostri allievi in tutto il mondo, abbiamo 160 allievi tra New York, Londra, Hong Kong, Singapore, ecco che e in Italia anche, che cosa accade? È molto molto importante fare pyramiding per aumentare i profitti in modo esponenziale. Ma come? Mantenendo un profilo di rischio sempre sotto controllo, perché fare piramidi significa reinvestire i soldi guadagnati, quindi reinvestire i soldi presi dal mercato, che è il contrario della media ribasso, che invece fanno tutti i trader dilettanti, cosa che li porta prima o poi alla rovina. Ma Giulia, grazie, vedo che hai proiettato una slide, e quindi questa slide è molto molto importante, perché ci dà la possibilità di capire come abbiamo realizzato la nostra strategia. Ma posso chiederti una cortesia? Riesci per caso a proiettare l'ultima delle due che ti ho mandato? Questa è la prima delle due. Riuscite? Ce la fate dalla regia? Adesso provvediamo Fabio. Proviamo. Adesso ci proviamo. Ma intanto vorrei spiegarvi che cos'è un giorno di setup secondo le nostre tecniche quantiche, perché tanti parlano di setup, trovate su tanti siti che promuovono corsi, oggi è un giorno di setup, però quasi nessuno riesce a prevedere con precisione, come facciamo noi continuamente, dandomene ormai da anni su questa trasmissione, sui nostri siti, dimostrazione. Noi riusciamo a prevedere i massimi e i minimi mentre si stanno formando. Bene, cos'è un setup quantico? Allora, innanzitutto un setup quantico è costruito unendo due tipi di tecnologie e di algoritmi. La prima è una serie di algoritmi che indica il tempo in cui ci sarà un'inversione. Tempo, oh grazie Giulia, sei fantastica. Ti trovi su questa? È giusta? Esatto, proprio questa qui, che tra poco commenterò. Quindi i nostri algoritmi si dividono in algoritmi di tempo e algoritmi di prezzo. Algoritmo di tempo significa che quell'algoritmo ci dà il tempo, il giorno, o a volte se si tratta di algoritmi intraday, l'ora, il minuto in cui è molto probabile che accada un'inversione. Molto probabile significa probabilità dell'80, del 90% a seconda dell'algoritmo che è primario o secondario. Poi abbiamo un secondo tipo di algoritmo che è un algoritmo di prezzo. Allora, l'analisi tecnica tradizionale, i soliti indicatori MACD, stocastico, e chi più ne ha più ne metta, oscillatori di genere e classe, lavorano esclusivamente con tecnologie di prezzo, quindi indicano setup di prezzo. Non ci sono tecniche, a parte il sistema di Gann che cominciò a occuparsi del problema del tempo, che indicano che il tempo è una variabile indipendente in grado di provocare delle inversioni di medio, di breve e anche di lungo termine. Noi usiamo questi algoritmi temporali per individuare, come abbiamo fatto ieri, il minimo. Se guardiamo questa slide, quindi quando i due algoritmi prezzo e tempo si uniscono insieme e abbiamo un prezzo-tempo quantico completo, in quel giorno noi apriamo un'operazione long se i prezzi stanno crollando, quindi individuiamo per esempio sulla QPL1 in basso, vedete QPL1 buy long a 199,20. Ecco, quello era il prezzo che avevamo ieri, poco prima delle 16.30, intorno alle 16
e 20 e 15 quando ci siamo collegati, noi eravamo entrati proprio a 199,20 sul minimo, un prezzo che sulla barra 15 minuti l'ha battuto per due volte e tante altre con micro transazioni. Allora che cosa accade? Noi avevamo avuto un minimo a 198,70 che appunto è stato battuto e siamo rientrati a 100, siamo entrati long a 199,20 perché la linea quantica QPL1 indicava che quello era il prezzo di un'inversione. Cosa sono queste linee quantiche? Vedete, sono le linee a scalini. Perché sono a scalini? Proprio perché nella teoria quantica l'elettrone si muove saltando da un'orbita all'altra secondo pacchetti quantici, quindi non attraverso un movimento continuo, ma un movimento che invece salta da un livello energetico da un orbitale all'altro. Ecco perché si parla di quanti, cioè significa che il prezzo, se ha toccato la QPL1 secondo la nostra teoria quantica, doveva rimbalzare, perché c'era anche un algoritmo temporale, e di conseguenza saltare di almeno due linee. Infatti la seconda linea quantica dopo la QPL1, se contate due linee, andate sulla major QPL. Questa major QPL era il target, questa major QPL passava esattamente a 206. Quindi lì noi abbiamo detto questo è il target, ma quando i prezzi, abbiamo detto ieri, arriveranno a 202, noi compreremo ancora, cioè faremo pyramiding, faremo adding position, esattamente come faceva Billy Gann. Noi insegniamo ai nostri allievi a fare piramidi quando le operazioni vanno in profitto e sono a un livello intermedio prima del target. Allora, vediamo insieme quanto abbiamo guadagnato in poche ore di trading. Chi avesse seguito ieri la nostra indicazione, e magari comprava non a 199,20 ma a 199,30, 199,40, in quell'area in cui ho dato il mio il call per il buy long sul coffee e l'inversione, avrebbe guadagnato questo. Innanzitutto avrebbe guadagnato con il primo contratto da 199,20 a 206, che è il target che il prezzo ha raggiunto, esattamente 6,80 punti. Poi entrando ancora a 202 con la seconda posizione in piramidi, avrebbe guadagnato altri 4 punti, in totale 10,80 punti. Il caffè future paga la bellezza di $375 per punto, come abbiamo già detto tante volte, quindi avrebbe conseguito, che avesse seguito il nostro metodo, la nostra metodologia che insegniamo nella Quantum Trading School, ben $4,050, pari a 10,80 di caffè in poche ore. Con quanto capitale? Qual era il capitale necessario? Ma il caffè chiede, a seconda dei broker, 12.500, 13.000, e quindi con $26.000 ne avreste guadagnati 4.000. Quindi stiamo parlando del 15% di guadagno con i future in poche ore. Avremmo messo uno stop loss, ovviamente, come abbiamo detto, mettiamo uno stop loss a 197, perché se il prezzo dovesse poi invece che invertire accelerare due volte su 10, il prezzo invece che fare un'inversione, quindi un minimo, se sta crollando continua a scendere. Perché? Perché la spinta cinetica e il livello energetico è talmente elevato che il prezzo perfora la linea quantica e scende ancora più in basso, cioè riceve uno shock energetico sottrattivo invece che additivo, perché l'elettrone rimbalza, si allontana dal nucleo e va verso un orbitale più alto, perché la fisica quantistica ci dice, ci insegna che riceve uno shock energetico additivo, cioè acquistando più energia deve saltare su un livello quantico che esprime appunto un potenziale energetico più elevato. La forma di Max Planck ci insegna a calcolare la costante H per valutare un po' quali sono le possibili posizioni in cui possiamo trovare l'elettrone osservandolo con più probabilità. Ricordiamo, noi usiamo il principio della fisica quantistica, alte probabilità, non vi sono certezze, ma probabilità molto alte di trovare il prezzo che per noi è come un elettrone in quella posizione, cioè eravamo a 199, applicando le nostre QPL era molto probabile che il prezzo si sarebbe trovato a 206, infatti il target è stato centrato e chi ci ha seguito, i nostri allievi, hanno guadagnato $4,050 in poche ore con due contratti in piramide. Bene, questa era l'operazione fatta sul caffè con grande successo, as usual.
chi guarda i video che abbiamo messo sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook, Quantum Trading School, di altre previsioni fatte con te, Giulia, in diretta, con Giuseppe Di Vittorio in passato, abbiamo fatto tanto trading real time, intraday, sull'oro, su altri commodities, vedrà che i nostri target nel 90% vengono presi. Il Nasdaq sta tornando in alto a 16.120, ha rimbalzato esattamente sulla QPL che vi ho fatto vedere. Vedete, questa QPL ha creato un supporto molto importante, molto forte. Chi fa analisi tecnica non ha gli strumenti per poter andare a calcolare i miei massimi. Guardate come questi strumenti sono appesi nel nulla, perché se io tolgo le mie linee quantiche vedo quello che vedono tutti quanti, coloro che fanno trading, cioè nulla, un grafico che non ha nulla, ma il mercato è rimbalzato esattamente sul minimo dove qui c'erano le QPL. L'ha testata la prima volta, è salito fino a 42, è sceso, l'ha toccata per la prima volta, l'ha ritestata, il secondo test della QPL sta portando al Nasdaq forza per rimbalzare, quindi la spinta cinetica si sta manifestando, il prezzo che come un elettrone si sta preparando a saltare verso l'orbita che è immediatamente successiva, cioè l'orbita che passa intorno a 16.190. Noi usciremo un po' prima, perché se facciamo trading e non dobbiamo tenere webinar, seminari, lo lasciamo correre, ma dovendo spiegare, mandare video, e soprattutto se qualcuno ci segue e fa trading insieme a noi, preferiamo dare un target esattamente dove lo abbiamo dato prima, a 16.172 di uscita, in modo tale che si possa fare take profit un po' prima della QPL con grande tranquillità, in piena scioltezza. Bene, allora abbiamo avuto un update su quello che era più ora il nostro mercato, il Nasdaq. Torniamo alle nostre slide. Entrare long sui minimi, cioè sui massimi, è possibile? È il soldo di un trader, ma è veramente possibile entrare long proprio sul minimo mentre si sta formando le vicine massimi? Entrare short proprio sul massimo è possibile? Beh, è l'unico modo per fare molti soldi con il trading, e soprattutto in modo costante. Da Dodiger lo facevo in passato regolarmente, lo ha dimostrato con centinaia di previsioni pubbliche, io Fabio Oreste lo faccio da molti anni, dimostrando pubblicamente e non soltanto durante programmi, durante post che pubblico su varie riviste, ma soprattutto lo dimostro ai miei allievi, perché la Quantum Trading School è un luogo dove si impara veramente a fare trading, cioè io insegno le tecniche e poi tutti i giorni facciamo trading con gli allievi. Questo che cosa significa? Significa che la Quantum Trading School è un centro di formazione, di alta formazione, molto diversa da qualsiasi corso di trading che potrei fare in Italia, in Europa o all'estero. Perché? Perché voi quando fate un corso di trading, che può durare un weekend, magari c'è un altro weekend per un corso avanzato, incontrate il vostro insegnante, ma poi non fate trading insieme tutti i giorni. Ma l'insegnante normalmente ha paura di mettersi in gioco, ha paura di far vedere come fa trading, ha paura di, come dire, perdere soldi e di non essere in grado di dimostrare che guadagno in modo costante, come invece faccio io con i miei allievi. Quindi fanno un corso, poi dopo spariscono, oppure vendono segnali. La vendita del segnale è quello che fanno la maggior parte dei fuffaroli, perché in Italia è anche tra l'altro vietato per legge, quindi chi in Italia vende segnali è occhio che si espone a dei rischi penali, perché compie un'attività illecita, ma soprattutto perché è un disperato, perché uno si abbona al servizio di segnali, se quel mese gli va bene perché è fortunato, magari per due mesi, per tre mesi incassa la fee. Quando poi comincia a sbagliare clamorosamente, cosa che accade magari 9 mesi su 12, oppure 5 mesi su 12, il cliente va via, ma arrivano clienti nuovi. Ecco, noi non vendiamo segnali, ve lo diciamo subito, noi insegniamo come si applicano le tecniche quantiche, come si calcolano e si prevedono massimi e minimi pubblicamente. Bene, allora adesso vediamo un po' perché è possibile prevedere massimi e minimi con il metodo Quantum Trading Power in modo scientifico. Il metodo Quantum Trading Power, ve l'ho detto prima, si basa su principi che vengono dalla fisica e quindi utilizza concetti non lineari che sono gli unici a prevedere il comportamento del prezzo. Tutto quello che vi circonda lavora con principi della fisica. Se voi volete accendere
la luce in casa, gli elettroni si spostano lungo il cavo e creano quella che è la corrente elettrica. Di conseguenza voi con l'elettricità potete guardare la televisione, caricare il computer, caricare l'iPhone, create quindi energia all'interno dei dispositivi, degli strumenti che utilizziamo. Bene, tutto questo si basa sulla fisica. Se voi parlate al telefonino al vostro amico, alla vostra fidanzata che si trova in una città lontana o addirittura in un continente diverso, state usando principi che vengono dalla fisica, le onde radio, le onde telefoniche, le onde usate dai telefonini sono onde radio e di conseguenza il 3G, il 4G, il 5G hanno frequenze diverse e voi parlate, usate internet, ma state applicando, senza saperlo, principi della fisica, perché la fisica governa tutto quello che esiste nella nostra realtà quotidiana. Bene, perché il trading non dovrebbe utilizzare principi scientifici? Perché il prezzo non dovrebbe obbedire alle stesse leggi a cui obbediscono tutte le cose? Questo è quello che menti ristrette e poco aperte non sono in grado di capire. E la maggior parte delle persone pensa che i prezzi si muovono soltanto perché Mr. Powell, il CEO della Fed, dice che l'inflazione aumenta e quindi magari aumenterà i tassi. Allora, le notizie, le news sono dei driver per i mercati, certo, negarlo sarebbe assurdo, ma non sono le cause primarie che muovono i mercati. Secondo, dopodiché, secondo quantum trading, sono le cause secondarie, cioè esistono dei principi del più alto ordine matematico e scientifico, cioè fisico, che governano l'armonia, il movimento dei mercati, quindi lo sviluppo di trend e la formazione di massimi e minimi, che obbediscono a leggi scientifiche che si basano su principi della fisica. Dopo, allo stesso tempo, notizie, rumors escono sui mercati e le persone dicono: ah, guarda, i mercati sono mossi perché Powell ha detto che i tassi avrebbero aumentati. Bene, a livello di epistemologia, cioè filosofia della scienza, i due eventi sono coemergenti, cioè avvengono nello stesso momento. Quindi viene, attraverso quantum trading power, portato un ordine all'interno del caos che governa i mercati, quindi si passa da una struttura caotica di dati con una entropia molto elevata ad un controllo dell'entropia. Questo controllo dell'entropia avviene sia a livello di money management che di risk management che a livello di previsione dei massimi e dei minimi. Ma adesso andiamolo a comprendere meglio tutto questo. Per Gann, da Dudigan, la legge di vibrazione è l'OV, governa il movimento dei mercati. Ecco che il mercato ha rotto, andiamo a comparare ancora, andiamo a fare piramidi, applichiamo proprio i principi che da Dudigan ci insegna, quindi andiamo a comprare altri 10 contratti market perché il mercato ha rotto il mio massimo. Avete visto, siamo entrati a 16.146. Adesso aumentiamo, quindi abbiamo 20 contratti, come potete vedere, non più 10, andiamo a cambiare l'ordine di uscita a 20 contratti, perché siamo entrati long, adesso ve lo facciamo vedere, perché il mercato ha rotto il massimo precedente e di conseguenza abbiamo usato una tecnica di piramidi in forza. Ci sono due tecniche di piramidi sul lato long, piramidi in forza e piramidi in debolezza. Piramidi in debolezza è sul pullback, sul minimo del pullback. Noi volevamo entrare a 16.100 perché sapevamo che quello era il minimo del pullback, ma non l'abbiamo fatto, ve l'abbiamo spiegato prima, per rispettare il principio di money management, perché detto, noi non facciamo media al ribasso, quindi abbiamo voluto proprio dimostrare fino in fondo come in realtà abbiamo preferito non entrare qui sul doppio retest, perché avremmo magari guadagnato anche più soldi, però abbiamo delle regole, anche se sapevamo che qui sarebbe rimbalzato con forza, perché la QPL quantica, questa QPL è molto importante, molto potente, perché viene da un settaggio di prezzo tempo molto speciale. Ecco che allora abbiamo detto: no, aspettiamo che il mercato rompa. Ecco qui, quindi siamo entrati qui, vedete, alla rottura del massimo precedente. Ok, magari ora si ferma un attimo, lo va a ritestare il massimo precedente come sta facendo ora, ma poi ci aspettiamo un ulteriore slancio del mercato intorno a
16.172, ok? Cioè qui a 172 noi qui uscivamo, ok? Questo è un po' il massimo. Attenti perché tra poco c'è un setup temporale, quindi che cosa significa? Che noi valuteremo bene se il mercato sale subito, schizza in alto subito entro 10 minuti, 15 minuti, bene, se no, anche se si trova un prezzo più basso, usciremo perché ci aspettiamo dalle 18.45 in poi, ora italiana, perché noi ci siamo ora a Sharm el Sheikh, siamo in Egitto, ci siamo collegati da voi dal Mar Rosso, perché io vivo da ottobre fino a fine aprile in Egitto, al mare, barra corallina, barca, immersioni al caldo, perché ho una vita super attrezzata, mi porto il mio staff, la mia cuoca, i miei assistenti, ho altre unità immobiliari per loro, ufficio, e poi torno in Europa tra l'Italia, la Slovenia e Cipro dopo la fine di aprile, e sto 6 mesi in Europa e poi torno in Mar Rosso, perché qui l'inverno è molto caldo, non c'è inverno, si sta al sole, si va al mare, quindi faccio trading, guadagno soldi, ma mi godo anche la vita, ok? Quindi attenti bene, e qui noi ora se entro 15 minuti non ci sarà un run up, usciremo con un piccolo profitto, in guadagno piccolo, però usciamo, perché ci potrebbe essere un reversal, andiamolo a quindi attendere, andiamolo a vedere come si sviluppa, ok? Torniamo alle nostre slide. Allora, eccoci qui, ecco, attenti che pochi hanno il coraggio, il fegato, le palle di mettersi in gioco, cioè fanno un webinar e per prima cosa aprono un trading pubblico, rischiando poi di essere sputtanati se si sbagliano, rischiando di fare una figura barbina, ma io lo faccio perché questo è il mio lavoro, così io tiro fuori 15-20 mila dollari a settimana quando faccio poco trading. Se poi devo comprarmi qualcosa di importante che costa molto, un nuovo immobile, magari tiro fuori 40-50 mila dollari a settimana, perché faccio trading più stretto, sto più ore davanti al modulo, invece in questo modo guadagno magari un po' meno, 15 minuti a settimana, ma sto davanti al modulo un'ora, due ore al giorno, e adesso me ne vado al mare, vado in barca, me ne vado a vedermi delle tombe egiziane che mi interessano, dei siti archeologici in Egitto che mi interessano, perché non dimenticate, Dabu Degan è stato in Egitto molto tempo, ha studiato la Grande Piramide, dalla Grande Piramide lui ha colto l'ispirazione matematica utilizzando la geometria della Grande Piramide per creare le Master Chart. Che cosa sono le Master Chart? Ve lo spieghiamo dopo, facciamo vedere dopo una Master Chart come è precisa ancora oggi. E anche io me ne vado a Giza, me ne vado soprattutto a vedere la piramide di Giza, a volte a misurare alcune strutture dei templi adiacenti, perché in quelle geometrie, in quelle proporzioni si celano delle leggi matematiche che governano anche i mercati, non solo i mercati, perché come voi forse saprete, la Grande Piramide è un monumento che certifica come chi l'ha costruito conosceva perfettamente la struttura del sistema solare, cioè se mettete in relazione l'altezza della piramide con la diagonale della base o con altre strutture che la compongono, avrete esattamente la distanza Terra-Sole e la distanza Terra-Luna. Questo non ve lo sto dicendo io, non me lo sto inventando, c'è scritto su tanti libri di geometria sacra. Studiate la geometria sacra, come faceva Gant, come faccio io, ecco perché sono qui in Egitto, oltre ad avere un clima mite, però c'è una struttura geomagnetica molto importante, molto interessante, posso sempre approfondire i miei studi. Allora, ecco, Gant, che cosa afferma? Gann afferma che il prezzo e il tempo sono variabili indipendenti e che quando entrano in equilibrio generano un'inversione high and low. A Gann riteneva che quando due forze, tempo e prezzo, sono in equilibrio si crea un'inversione. Nella maggior parte dei casi queste forze non sono in equilibrio, una predomina l'altra, quindi il prezzo predomina il tempo o il tempo il prezzo, si crea un trend al ribasso o al rialzo. L'overbalance crea sempre un trend. Quando l'overbalance invece inverte e abbiamo un punto di flesso, quindi il tempo e il prezzo entrano in equilibrio, abbiamo il massimo e il minimo, cioè il cambiamento del trend. Noi entriamo esattamente sul minimo mentre il prezzo sta precipitando, entriamo esattamente sul massimo mentre il prezzo sta crollando. Bene, i trend di short e medium term cambiano quando il prezzo e il tempo entrano in equilibrio, ma anche sull'intraday, queste tecniche si possono utilizzare, come vi sto mostrando, anche sull'intraday.
Ma ascoltiamo che cos'è la leggerizzazione secondo Gann. Allora, per Gann, prezzo e tempo, abbiamo detto, sono strutture in equilibrio, ma Gann afferma, e viene al punto fondamentale, se vuoi avere successo nella speculazione e nel trading, devi considerare le azioni, quindi anche le commodities, non soltanto come strutture che si muovono spinte da rumors e da news, ma come centri di energia, come atomi, come elettroni. Se fare così, in questo modo avrai successo nel trading e nella speculazione di borsa. Allora, Gann spiega soltanto questo, non dice nient'altro sulla legge di vibrazione. Si dice che si può paragonare al momento del pendolo, ma quando entra nel cuore della legge di vibrazione, dice il prezzo si muove come un elettrone, stop, non spiega più nient'altro. Quindi io, Fabio Oreste, e quanto ho sviluppato il metodo che ho sviluppato con 25 anni di studio e di ricerche, parte esattamente da dove Gann finisce e spiega in modo dettagliato quello che Gann ha soltanto indicato vagamente in modo oscuro. Secondo Quantum Trading Power e secondo Gann il prezzo si muove come un elettrone, ma Quantum Trading Power, il metodo che io insegno ai miei allievi, reagisce e fornisce regole precise per prevedere minimi e massimi che Gann non ha mai fornito, mai, 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 né in privato, ai pochissimi allievi nel pubblico, ma soprattutto non ha neanche mai insegnato a quei due o tre pochissimi allievi a cui aveva trasferito le tecniche astronomico-eclittiche di ordine superiore, che erano importanti, precise, che potevano dare delle previsioni, ma la cui applicazione è molto lunga, è molto farraginosa e soprattutto non ha mai dato delle informazioni chiare e precise su come applicarle. È rimasto sempre nella oscurità totale. Bene, noi abbiamo aperto tutto il sistema di Gann, lo abbiamo smontato come farebbe un ottimo orologiaio svizzero che prende un orologio a carica meccanica di alta precisione come il Rolex, lo smonta totalmente per vedere pezzo per pezzo il meccanismo come è stato costruito e poi lo rimonta in modo più efficiente, lo rende più preciso, lo rende più performante e quindi abbiamo spiegato il sistema di Gann dal punto di vista della fisica quantistica, dandogli una dignità e portandolo su un livello che Gann non avrebbe mai concepito. Quindi noi affermiamo con Quantum Trading Power che è possibile disegnare su grafici orbitali che esprimono diversi livelli di energia, il prezzo che l'elettrone security può assumere e per seguirli si intendono le azioni con modici indici di borsa, valute del Forex. Quindi posso prevedere dove si troverà il prezzo. Partendo da un certo livello, se studio le proprietà quantistiche dell'elettrone e riesco quindi a prevedere la sua posizione più probabile se effettua un salto quantico, esattamente come farebbe un fisico che dice: se io osservo un atomo e la sua struttura e vedo che gli elettroni si spostano, possono occupare livelli o energetici diversi indicati dagli orbitali, la probabilità di trovarlo su un certo orbitale e quindi una posizione privilegiata è molto elevata e se l'elettrone acquista più energia si troverà con grande probabilità sull'orbitale più esterno al nucleo. Si parla sempre di probabilità, come in fisica quantistica nessuna certezza, ma infatti abbiamo stop loss che vanno a proteggere le nostre operazioni nel momento in cui ci fosse una spinta cinetica molto elevata che fa sì che non c'è inversione, ma l'orbitale viene bucato al rialzo oppure al ribasso perché il prezzo del continua a spingere. Allora, però queste strutture di probabilità sono elevate, quindi ci possono fornire i punti in cui i prezzi invertono molto spesso, 7-8 volte su 10 e fanno massimi e minimi. Ma ora vediamo nel prossimo video come funziona questo sistema in dettaglio e le tecniche che noi insegniamo nella Quantum Trading School, perché è molto importante capire quali tecniche noi insegniamo, quali tecniche i nostri allievi applicano e come si fanno a prevedere i massimi e minimi. Adesso lo andremo a vedere. Eccoci, adesso vi mostro esattamente le varie tecniche che noi utilizziamo. Che cosa imparerete nei nostri corsi della Quantum Trading School? Bene, innanzitutto vi farò vedere come il prezzo si muove in uno spazio curvo e perché il prezzo all'interno dei grafici tridimensionali, quando incontra una curvatura, fa un minimo e quindi i prezzi da lì cominciano a salire, oppure un massimo.
e i prezzi da lì cominciano a scendere. Noi, attraverso le nostre tecniche quantiche basate sulle intelechie, sulle quantum price lines e gli algoritmi quantici temporali, siamo in grado di prevedere con grande precisione i massimi e i minimi di commodities e indici di borsa, forex valute, come abbiamo dimostrato sempre negli ultimi 3 anni, continuamente e con grande precisione. Vi farò vedere come il prezzo è come un elettrone che si muove per salti quantici. Da C si trova su un orbitale che esprime un certo livello energetico e salta fino a B. Tra C e B esiste una costante, la costante H di Planck. Quindi possiamo misurare la costante di salto tra C, B e BA. Questo che cosa vuol dire? Che se il prezzo veramente si muove come un elettrone, prendiamo gli orbitali precedenti e li segniamo sul grafico. Abbiamo delle linee quantiche di prezzo che sono le QPL e sono queste linee di color violetto. Abbiamo la QPL A2, la 3, la 4, la 5, sono diversi orbitali quantici, ogni orbitale dista dall'altro un certo intervallo di prezzo, indicato dalla costante H di Planck. Bene, il nostro software ce li mette sul grafico, anche se avete fatto la terza media, potete capire tutto in modo semplice, diretto e veloce, perché io vi insegnerò come usare il nostro software che vi indica dove si formeranno i prossimi massimi e i prossimi minimi. Vedete nel punto C abbiamo l'intersezione tra due linee quantiche, una gialla e una viola. Nel punto C i prezzi dell'oro erano 1204, esattamente il 10 luglio 2017. Bene, io qui ho fatto una previsione pubblica, ho detto il prezzo arriverà fino a 1249 e poi 1295. Perché? Perché questi erano gli obiettivi degli orbitali quantici delle QPL A2, A3, A4. Sulla QPL A2 si è formata l'entelechia, cioè l'intersezione tra due linee quantiche di colore diverso. Qui abbiamo stabilito che si sarebbe formato un minimo mentre i prezzi stavano crollando. Vedete, crollavano da 2 mesi. E allora qui abbiamo comprato nel punto C long a 1204, abbiamo messo uno stop loss 10 punti più in basso e siamo andati long. Primo target 1249, secondo target 1295, questo è quanto avevo scritto nel mio post del 10 luglio 2017 su Facebook. Bene, se il prezzo del punto C a 1204 avesse rotto la linea quantica e il nostro stop loss 10 punti più in basso, 1194, fosse stato preso, noi avremmo fatto stop e reverses e saremmo andati short fino alla linea quantica inferiore, la QPL A1 linea quantica, che si trovava esattamente 45 punti più in basso. Ma i prezzi dove sono andati dopo che abbiamo comprato il punto C invece a 1204? Come potete osservare, sono arrivati prima a 1249, esattamente come abbiamo previsto, e poi a 1295, toccando prima un orbitale quantico e poi andando fino a quello successivo. Previsione perfettamente centrata, 90 punti di oro, 100 dollari appunto, 9.000 dollari in meno di un mese. RR risk reward ratio, stop loss 10, 90 punti di guadagno, 1 a 9. Quindi abbiamo rischiato 10 punti di oro di gold future per guadagnarne 90. Risk reward ratio 1 a 9. La maggior parte delle strategie sulle opzioni che vi vendono come infallibili per guadagnare soldi ogni mese in modo non direzionale hanno un risk reward ratio 3 a 1, cioè rischiate 3 per guadagnare 1. A livello di secondo principio della termodinamica, il vostro sistema ha molta entropia e di conseguenza siete condannati a perdere prima o poi tutto il vostro capitale, buona parte di esso. Bene, questo è solo un esempio di linee quanti. Ancora sul gold futures, è una weekly chart. Abbiamo messo le QPL, guardate come alla rottura della QPL 1 i prezzi schizzano in alto. La QPL 1 ha bloccato il mercato nel 2016, nel 2017. Ecco, finalmente poi la QPL 1 è stata rotta. Primo target QPL 2, secondo target QPL 3. Guardate come ha fatto il top storico ad agosto del 2020, proprio esattamente sulla QPL 3, poi è sceso giù di 200 punti. Bene, vedete il top storico adesso in un altro modo con altre QPL che si incrociano, tre QPL, quella verde, quella viola, quella blu, dove è esattamente a 2089, dove si è formato da questo incrocio di tre QPL che noi chiamiamo entelechia. Entelechia è un termine che viene dal linguaggio aristotelico, che significa processo che si autoperfeziona nel suo limite.
ripeto, processo che si autoperfeziona nel suo limite. Indica che nessuno vede che lì c'è un massimo, tutti pensano che magari il mercato dell'oro sale ancora, schizza all'infinito o in alto, invece noi sappiamo che lì c'è energia e vediamo che si formerà un massimo e poi i prezzi tornano di 200 punti, quindi diciamo, ecco, vedi, l'abbiamo visto noi prima in un punto che poi si è trasformato in un movimento ribassista di 200 punti, quindi il processo si è autoperfezionato, quello del massimo nel divenire dopo nel limite l'hanno visto tutti. Bene, ok. Questo era il DAX, invece, questo, e poi questo è il DAX, applichiamo altre tecniche, insegniamo nel primo e nel secondo livello i ritracciamenti secondo livello, un approccio quantico. Anche qui vedete abbiamo varie percentuali, ma a questo punto subentra l'algoritmo temporale, il Master Time Factor di WD GAN, come lo pronunciate in italiano. Il cerchio è composto da 360 gradi, ogni grado rappresenta una unità temporale. L'unità temporale si proiettano dai massimi e minimi, proietto questo triangolo equilatero dal massimo e vedete che abbiamo 120 giorni dal top e ne abbiamo 239, cioè quasi 240. Dal top il triangolo temporale si chiude e si forma un minimo da cui il mercato schizza in su di 2000 punti. Questo era il DAX con le tecniche del primo e del secondo livello, tempo-prezzo lineari, che però evolvono in tecniche non lineari all'interno delle linee quantiche, delle quantum time delle QPL, quantum price lines e quantum time algoritmi temporali quantici non lineari. Bene, queste sono alcune tecniche che vi insegneremo, ve ne insegneremo altre nei nostri corsi. Principi operativi della nostra metodologia di trading QTP, quali sono? Bene, innanzitutto abbiamo sempre un risk reward ratio superiore a 1 a 5, o in media non inferiore a 1 a 5. Lavoriamo a volte sulle commodities, sui rialzi molto importanti che possono raggiungere anche il 100%, rischio di risk reward ratio 1 a 20, 1 a 30, facendo piramidi. Perché? Perché facciamo piramidi, noi in ogni trade facciamo piramidi, anche un trade di, non so, 100 punti di S&P 500, per schizzino di 50 punti soltanto, se è un trade di S&P 500 50 punti, come target ogni 10 punti facciamo piramidi e arriviamo a target con 50 punti col primo contratto, 40 punti col secondo, 30 con l'altro contratto e 20 punti con un altro contratto ancora e sull'ultimo contratto abbiamo 10 punti di guadagno, quindi 50 più 40 più 30 più 20 più 10, questo è il totale dei punti che andiamo a totalizzare, tantissimi punti. Non facciamo mai media al ribasso, se lo stop salta, se siamo sul prezzo tempo primario si fa stop reverso oppure se sappiamo che quello è un punto in cui ci sono due QPL che passano molto vicino l'una all'altra, aspettiamo un attimo, vediamo se rompe, se non rompe il livello dello stop, valutiamo di rientrare un'altra volta sul livello di più basso, ma secondo regole specifiche. WD GAN, quando gli chiedevano quale fosse il segreto dei suoi enormi guadagni, rispondeva: innanzitutto, quando perdi, imparare a perdere poco e quando guadagnerai, guadagnerai molto di più. Ecco, in questo assunto Gann realizzava che cosa? Un aforisma, un assioma, enunciava il concetto che il risk reward ratio deve essere quindi non inferiore a 1 a 5, perché quando perdi devi perdere molto poco. 1, quando perdi poco. Quando guadagni devi guadagnare molto di più, esattamente come facciamo noi, come insegniamo ai nostri allievi secondo un sistema di money management quantico, anche questo perché lavora su salti quantici esponenziali all'interno poi della moltiplicazione dei profitti. Ed ecco che Visco, Ignazio Visco, il chairman di Banca Italia, dice: abbiamo una forte incertezza, crollo del PIL, più disoccupati, lo diceva a fine maggio. Immaginatevi ora con il nuovo lockdown che ci sarà, quanti disoccupati in più avremo? Sarà una catastrofe per l'Italia. Purtroppo non possiamo nascondere le ciglia dietro un dito, dobbiamo guardare dritti alla realtà, nuda e cruda com'è. Ecco, l'Europa è in crisi, l'Italia sta affondando, quindi questo significa recessione, povertà, fame, problemi di ordine sociale, perché le imprese poi si racchiuderanno con il nuovo lockdown, non sanno quando potranno riaprire, se stanno già mettendo in cassa integrazione, stanno già licenziando dipendenti, professionisti e titolari di partita IVA sono disperati, tutto, il business sta crollando, i fatturati stanno calando, molte imprese stanno licenziando, molte imprese piccole, molti professionisti stanno chiudendo l'attività. Sono disperati, ma gli allievi della Quantum Trading School non temono nulla.
di questo futuro, perché imparano a guadagnare con il trading in modo costante, fanno trading insieme a me quasi tutti i giorni, molte volte a settimana. Io mostro come faccio il trading, come applico le tecniche, le insegno lezioni, loro mi fanno domande nella chat, vi seguo tagli allievi, c'è un'interazione continua. Il corso non è soltanto quello istituzionale che teniamo full immersion, 10 lezioni in un anno, ma il corso è quello che facciamo quotidianamente, dove gli allievi mi dicono dove devo mettere lo stop loss, dove devo fare pyramiding, dove devo andare a take profit. Io mostro come applicare le linee quantiche, gli algoritmi temporali, sia sull'intraday sia sui time frame superiori. Abbiamo due tipi di trading: uno per chi ama l'intraday, lo può fare chiudendo operazioni durante il giorno, altri che invece vogliono fare un'operazione a settimana in tutto relax. Anche se hanno poco tempo perché sono impegnati sul lavoro, mettono il loro ordine limit, quando viene preso, simultaneamente hanno già messo lo stop loss e persino il take profit. Quindi noi già sappiamo dove arriverà il mercato, quindi mettiamo il take profit. Beh, ve l'ho dimostrato con le distinte che vi ho proiettato: ho fatto il 100% in 15 giorni, dal 26 agosto al 12 settembre. Ho fatto nell'ultima settimana di trading, che si è chiusa il 29 di ottobre 2020. Soltanto il 28% in 7 giorni. Questo lo faccio abitualmente. I miei allievi invece faranno il 10% al mese. Questo è quello che noi insegniamo, 2,5 settimane in media. Bene, come funzionano i nostri corsi? Abbiamo tre pacchetti di formazione per aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi personali e finanziari. Abbiamo il corso per diventare un trader professionista, il Platinum Quantum Trading, un percorso completo dove insegniamo in 12 mesi tutte le tecniche segrete di Dado di Gann, incluso il Master Time Factor di livello superiore, ma tutte le tecniche di Quantum Trading, le famose Quantum Price Lines che vi ho mostrato, le tecniche di tempo, gli algoritmi segreti temporali, i Quantum Time Algo, che ci indicano tutti i massimi e tutti i minimi dove si formeranno, e il nostro software ve lo diamo compreso all'interno del pacchetto. Poi abbiamo il Golden Quantum Trading, dove vi diamo i primi 5 livelli rispetto ai 10 livelli totali, un percorso che vi insegna a fare trading bene, non diventare ancora trader pro, non diventare ancora persone che potranno vivere di trading soltanto, ma imparare a fare trading bene, imparare la metà delle tecniche di Gann, la metà delle tecniche di Quantum Trading. Quindi parliamo un po' di interessi anche, però svilupperemo le tecniche superiori dal sesto al decimo livello, che sono oggetto del Platinum. Poi invece abbiamo, per chi vuole cominciare, magari gli studenti, magari persone che hanno un budget molto limitato, lo Starter Quantum Trading, più livelli, percorso che vi consente di cominciare a guadagnare con le tecniche lineari di tempo e di prezzo. Vi insegnerò il money management di Dado di Gann e quello quantico per poter avere sempre un controllo totale della position size e non perdere mai più di 50 euro al massimo ogni 10.000 euro di capitale. Quindi se avete invece 100.000, perdete al massimo 500 euro quando partirà il vostro stop loss, perché resteremo soltanto lo 0,50% del conto dell'equity per ogni singolo trade. In tutti i pacchetti vi diamo il software dedicato, il materiale didattico. Ecco, il software ve lo diamo soltanto nel Golden e nel Platinum, nello Starter non vi diamo il software, ok? Perché potete usare altre piattaforme gratuite. Il costo del pacchetto Platinum, Quantum Trading, per entrare nella scuola di trading e fare trading con me un anno, 12 mesi, giorno dopo giorno, e diventare un trader professionista ed essere seguito da me personalmente, che sarò il vostro tutor, il vostro trader, e vi guiderò in ogni singola operazione. Bene, il costo del pacchetto è, per diventare un trader professionista, 17.700 euro. Ma se vi iscrivete durante una delle nostre giornate gratuite, durante queste promozioni, vi diamo il prezzo del corso per un anno a 12.900 euro. È il costo di un master. Se voi andate a fare un master per diventare un business lawyer, un avvocato di affari, oppure potete fare qualsiasi tipo di specializzazione, vorrei fare un corso post laurea, bene, pagate 12.000-20.000 euro, bene, però non imparate a guadagnare soldi subito, dovranno passare anni prima di guadagnare soldi. Invece con questo corso investirete 12.900 euro e sarà il vostro migliore investimento della vostra vita. Perché? Perché facendo trading insieme a me, se avete un capitale di 100.000 euro con cui fare trading, vi basterà un mese per recuperare il costo dell'investimento, seguendo i miei trades, copiandoli e poi imparando il mese successivo a diventare magari un po' più autonomi e
facendo sempre domande a mercato aperto sulle tecniche migliori da utilizzare per vedere massimi. Se fate trading con 50.000 euro ci metterete 2 mesi circa, se fate trading con invece 30.000 euro ci metterete 4-5 mesi, ma recupererete il vostro investimento. Parola di Fabio Oreste: My word is my bond. Questo nel mondo del financial trading è molto importante. Una volta, quando eravamo sul desk dell'investment bank, si compravano e si vendevano decine di milioni di dollari per singolo trade su Forex, e si diceva: ok, compra. E la parola, la registrazione valeva, non si mandavano mica i contratti scritti dal broker quando si faceva ordine al telefono. Beh, oggi si danno ordine al computer, ma in finanza, nei desk dell'investment banker, c'è questa regola: my word is my bond, la mia parola è il mio impegno. Quindi mi impegno nei vostri confronti a farvi recuperare il costo dell'investimento, perché coprirete i miei segnali, coprirete il mio training. E ragazzi, uno che fa il 100% in 15 giorni, come vi ho dimostrato con estratti conto di Interactive Broker alla mano, uno che fa il 28% in 7 giorni, pensate che avrà problemi a farvi recuperare questo investimento che farete? No doubt about that, non c'è dubbio, state tranquilli. Bene, poi abbiamo invece il corso Golden, avete magari dei limiti di budget, e il costo istituzionale per i primi 5 livelli, se non 10 livelli, dove imparate, abbiamo detto, la metà delle tecniche di Gann, e la metà delle tecniche di quantum trading costa 7.900 euro, ma se vi iscrivete durante questa promozione lo pagherete soltanto 5.997 euro, e imparerete a far trading veramente bene. Non farete più errori di position size, non avrete più drawdown 40-50%, questo non potrà mai più capitare. Se applicherete le nostre tecniche di position size automatico, di money management, avrete drawdown 8, 10, 12% magari. Ma quando guadagnerete 5 volte di più dello stop loss che metterete in pratica. Quindi vi basteranno, anche se prenderete, nella peggiore delle ipotesi, 5 stop di fila, un'operazione in guadagno per cancellare 5 perdite e andare in pari. Ma poi il resto sarà tutto guadagno. Immaginate come salirà il vostro equity in modo lineare verso l'alto, con delle piccole inclinazioni e drawdown verso il basso, gambette verso il basso, perché ogni volta che guadagnate, guadagnate 2,5, ogni volta che perdete, perdete 1%. Ci aspettiamo che un allievo avanzato guadagni 7 volte su 10, un principiante, anche se riuscirà a guadagnare soltanto 5 volte su 10, farà il 10% al mese più o meno. Chiedeteci le slide di money management a info che c'è la Quantum Trading School, e ve le manderemo. Poi, ancora una volta, il corso Trading Quantum Trading Starter, che destiniamo un po' agli studenti, a chi comincia con un budget molto limitato, costa 4.200 euro. Bene, lo pagherete 2.447 euro. In ogni corso vi regaliamo sia Platinum, Starter, Golden, vi regaliamo tutta una serie di bundle aggiuntivi. C'è un corso di psicologia del trading, Tipper Power Mind, corsi tecniche di dinamica mentale, ne parleremo meglio nel corso psicologia del trading, per poter essere al meglio delle nostre potenzialità psicofisiche, per fare trading in modo eccellente, per sviluppare potere, personal power e acutezza mentale, forza di volontà e soprattutto distacco dal mercato, in modo tale da dominarlo e diventare tutt'uno con esso, in modo che realizzeremo il grande obiettivo di fare trading senza stress, come nello Zen, dove si colpisce il bersaglio diventando tutt'uno con il respiro, con la freccia e il bersaglio. In questo modo diventeremo tutt'uno con il mercato, applicando le tecniche di quantum trading. Bene, ragazzi, questa era la presentazione dei nostri corsi. Qualsiasi investimento farete, lo recupererete insieme a me. Andate a leggere le recensioni delle decine di allievi che vi hanno preceduto sotto le nostre pagine, e vi diranno come hanno recuperato il costo del corso. Andate su Facebook, mettete Quantum Trading School e vedete cosa scrivono gli allievi che vi hanno preceduto, quanto hanno guadagnato, come sono soddisfatti, perché reputano il loro corso nella Quantum Trading School il miglior investimento fatto finora. Allora, se avete delle domande su quanto avete sentito, ci potete mandare un'email sempre su info@quantumtradingschool, perché sono qui per rispondere anche alle vostre domande live.
In questo modo potrete avere una risposta ai vostri dubbi. Nel frattempo siamo rimasti long perché il mercato ha tenuto, la QPL ha confermato la sua forza di supporto almeno per il momento, e quindi adesso, tra poco, continuiamo con l'esposizione del nostro metodo, introducendo che cosa? Due cose, due tecniche importantissime. Allora, innanzitutto le tecniche di tempo, perché secondo il sistema di WDGAN, ma soprattutto per quanto concerne Power, il tempo è una variabile indipendente che può generare delle inversioni. L'analisi tecnica parla sempre e soltanto di prezzo, 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 invece noi parliamo di tempo, ok? Quindi che cosa accade? Che in questo modo noi siamo in grado di, attraverso tecniche temporali, di prevedere il giorno in cui ci sarà un massimo, un minimo, o addirittura l'ora, il minuto, se usiamo tecniche intraday molto precise con veramente capacità chirurgica. Ma prima di andare a far questo, vorrei che cosa? Perché qualcuno mi ha detto, ma quando cominciano i corsi? Ecco, vorrei farvelo vedere subito. I corsi cominciano il 4 dicembre, sabato 4 di dicembre. Poi il secondo livello c'è 5 dicembre, che è domenica. Ok, in questi primi due corsi insegniamo le tecniche lineari di Gantt, quelle con cui Gantt ha creato che cosa? Le sue prime strutture. Intanto andiamo a fare un update sulla nostra operazione live, eh? Andiamola a vedere la nostra operazione live su Nasdaq, come si sta evolvendo. Siamo in guadagni, i nostri guadagni aumentano, perché vedete il Nasdaq ora sta aumentando, vedete il Nasdaq sta crescendo sempre di più. Andiamolo a vedere prima qui, vediamo un po' se ve lo ingrandiamo. Me lo dici Paolo? Grazie, fantastico. Ok, sì, ora dovremmo averlo tra un po' tutto schermo. Ok, Nasdaq ha fatto 162 poc'anzi, quindi ci stiamo avvicinando al target che abbiamo dato prima. Ora esce un attimo, ma si fa i forstorni, ovviamente sta salendo piano piano, lentamente, perché è un pullback all'interno di un trend di bassista, un pullback che non è neanche violento. E quindi che la forza ribassista è molto grande, però sta arrivando fino al target. Perché? Perché, come andiamo un attimo a rivedere insieme, le nostre QPL indicano con molta precisione il punto di rimbalzo, il punto di supporto che abbiamo indicato prima. Eccolo qui, andiamolo a rivedere ancora una volta. Vedete come abbiamo avuto un minimo esattamente sulla QPL, ma andiamo a vedere come anche abbiamo avuto un massimo, eh? Il massimo è stato segnato sulla QPL. Oh, ecco, ma cosa sono in realtà queste QPL? Cioè, qualcuno dice, ma tu hai però sei linee di segnare dopo che il mercato ha fatto questi prezzi? No, perché le QPL, come potete osservare, esistono nella struttura tempo-prezzo del grafico di per sé, cioè esistono ancora prima che i prezzi si formano. Quindi sono delle strutture prezzo-tempo, come sono dei livelli di energia che il prezzo esprime esattamente come un elettrone, e rispetto al quale il prezzo rimbalza, passando da un orbitale all'altro a seconda di shock energetici che riceve a livello additivo o sottoattivo, come ho spiegato prima. Quindi il rimbalzo su questa QPL, dove il prezzo ha trovato il minimo, è molto importante, sta continuando, arriverà almeno fino a qui, vedete, fino direi a 190, ma noi usciamo un po' prima. Perché? Perché ve l'ho detto, vi ho voluto dare un trade che potete gestire mentre io sono qui con voi, mentre io sono in questo webinar, spiegandovi in caso dove si doveva fare stop e reverse, il prezzo che si è bucato. Questo è il mio. Vedete, se, ve lo ripeto ancora una volta, se il prezzo avesse bucato la QPL sul doppio minimo, ma avesse chiuso sotto, io vi avrei detto, ragazzi, si fa stop e reverse, ci prendiamo uno stop loss, come capita a chi fa trading, e andiamo a invertire la posizione, cioè chiudiamo i long e andiamo short. Ma poiché la chiusura è stata fatta esattamente sulla linea proprio, indica che il prezzo ha tentato di scendere, ma è stato subito riassorbito il prezzo, attratto magneticamente dall'orbitale, che indicava che questa sbavatura non era significativa rispetto alla chiusura, e di conseguenza c'era la possibilità ancora di un rimbalzo, cosa che si è creata puntualmente. Bene, ma adesso andiamo a vedere quindi che cosa ancora. Andiamo a vedere quando ci sono i nostri corsi, ok? In modo tale che abbiamo delle informazioni più dettagliate.
I corsi ci sono il sabato e la domenica, oppure soltanto il sabato, perché il terzo livello c'è il 15 gennaio, il quarto il 29, il quinto livello il 26 febbraio. Nel terzo livello insegniamo tutte le tecniche riguardanti presso tempo di GAN, secondo gli insegnamenti superiori e gli insegnamenti di Quantum Training Power, che prendono il sistema di GAN e lo portano anche questo rispetto ai quadrati di tempo perso su un livello molto molto più alto di quanto GAN avesse mai fatto. Poi abbiamo nel quarto livello, introduciamo le Quantum Price Lines, le QPL che mi avete appena messo e che avete appena visto mettere sul grafico del Nasdaq. E poi nel quinto livello insegniamo tecniche di mapping e tracking che portano il sistema su un livello molto elevato insieme alle intelechie. Le intelechie sono delle strutture tempo-prezzo che ci indicano con grande precisione dove avremo massimi e minimi. Ora abbiamo molti modi per fare di applicare il metodo Green Power. Chi ha poco tempo perché fa un altro lavoro, perché è molto impegnato, può fare due operazioni a settimana di tipo multi-day, cioè entra sull'oro per esempio, non so, su un minimo a 1750, esce dopo qualche giorno a 1850. Si fa 100 punti di oro, okay, oppure entra sull'S&P 500 su un minimo e poi esce su un massimo, oppure sul caffè entra su un minimo se entro 2-3-4 giorni. Ma invece chi ha più tempo, chi vuole fare più operazioni può fare intraday, quindi può fare applicare il metodo per fare 2-3 operazioni al giorno, se fa i nostri corsi monografici intraday che sono specializzati, che consigliamo a chi vuole poi diventare veramente un trader professionista. Bene, ma in questi corsi quindi impariamo la prima parte di quanto Quantum Trading Power, la prima parte del metodo di GAN, delle tecniche segrete di GAN. Nei corsi dal sesto al decimo, che compongono il Platinum, insegniamo le tecniche più segrete, più potenti, che ci danno la capacità di controllare qualsiasi trend di breve, medio, lungo termine e avere un quadro estremamente preciso di come utilizzare queste tecniche al meglio, ma soprattutto impariamo a diventare un trader professionista. Fate il golden se avete un capitale limitato e volete cominciare a imparare un metodo di grande precisione che vi fa guadagnare. Il sistema, il corso Golden nei primi 5 livelli. Fate il Platinum se avete già deciso che volete diventare un professionista, se avete già deciso che volete attraverso il trading realizzare i vostri obiettivi finanziari, come ho fatto io, come fanno i miei allievi, e se volete imparare a fare trading per 12 mesi in un anno con un trader professionista come me, a cui accedere, a cui chiedere, a cui fare domande, con cui confrontarsi sui mercati live. Questo il corso Platinum è quello che veramente noi consigliamo a tutti coloro che magari fanno trading da anni, non hanno avuto i risultati che si attendevano. Bene, noi diciamo sempre, nella Quantum Trading School imparate a fare trading. Finché voi non imparate a fare trading, potete fare domande, potete chiedere, chiedere delucidazioni, ma vedendomi fare trading tutti i giorni per un anno, beh, anche voi alla fine imparerete a fare trading come un professionista. Bene, le date dal sesto livello al decimo livello ve le diamo dopo, ve le diamo subito a febbraio, quando stiamo già facendo il quarto livello, in modo tale che poi le potete calendarizzare. Una cosa importantissima, se qualcuno di voi dice, ma io guardo il 20 gennaio, non so, il 29 gennaio già so che non ci sarò, e neanche il 26 ci sarò, di febbraio, non vi preoccupate perché i nostri corsi sono fatti per persone che hanno degli impegni, di conseguenza vi mettiamo a disposizione on demand il video quando voi siete liberi, quando voi potete guardarlo, in modo tale che anche se perdete una lezione, non vi preoccupate, la recupererete sempre, in modo tale da poter avere il massimo beneficio dai corsi che frequentate. Bene, adesso quindi chi vuole veramente imparare a fare trading, diventare un trader professionista, guadagnare in modo costante, come faccio io, come vi dimostro da anni pubblicamente, potete mandare un'email a info@quantumtradingschool e dire voglio fare il Platinum al prezzo scontato, voglio garantirvi un posto al Platinum al prezzo scontato, voglio garantirvi un posto al corso Golden al prezzo scontato. Perché? Perché io non accetto un numero elevato di allievi, perché visto che poi devo seguirli personalmente, se mi arrivano 30 persone e dicono io voglio fare il Platinum, mi dicono no, 30, sorry, posso prenderne 5 al massimo, perché gli altri dovranno aspettare che ricomincio un'altra serie di corsi tra qualche mese, se la ricomincio. Perché per esempio c'è qualcuno che mi ha detto, ah, ma sai, io pensavo che tu facevi corsi anche a maggio, anche a luglio, anche a ottobre. No, non li ho fatti perché
ho dovuto concentrarmi sull'ultimazione di alcuni software che utilizziamo ad uso interno, altri per gli allievi più avanzati, e ho dovuto portare avanti altri progetti che ho immobiliari, e di conseguenza che cosa accade? Che non ho insegnato, sono almeno 8 mesi che non faccio un corso nuovo, quindi ecco che se volete veramente imparare il metodo Quantum Training Power ed essere seguito ogni giorno, approfittare di questa opportunità, non dite ma bello, ok, magari ci penso, lo faccio dopo, perché quando dite rimando qualcosa e la faccio dopo, alla fine non la farete mai, funziona sempre così. Allora adesso andiamo a vedere, ma quali sono le specialità di Quantum Training Power? Ecco, quello che voi ora vedete è una serie di curve quantiche che noi abbiamo utilizzato sull'intraday per vedere le transizioni sull'S&P 500. Questo non è un grafico a 20 minuti, ma un grafico a 60 minuti, solo 60, ecco, okay. Quindi per vedere le transizioni dalle strutture tempo-prezzo che si stavano formando a livello di 60 minuti per passare poi al multi-day, quindi al grafico day. Bene, il 22 marzo del 2020 tutte 1, 2, 3, 4, 5, le 5 curve che noi utilizziamo per modulare il tempo, i cambiamenti dei massimi e dei minimi, quindi quello che è l'evoluzione del master time factor, che va molto oltre e che si chiama quantum time out nel nostro metodo, bene, tutte e 5 le curve erano sul minimo, vedete, marzo 22 erano tutte e 5 sul minimo. Io mandai un'email a tutto il mio database e dissi tra il 22 e il 23 marzo avremo il minimo sul S&P 500, sulla borsa americana. Comprate e tenete, perché il ribasso è finito. Non ci saranno più ribassi e il mercato si schizzerà in alto. Il mercato stava crollando, l'S&P 500 aveva perso tanti, 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 tanti punti, oltre 1000 punti, e quindi che cosa accade? Che la gente diceva, no, ma sei pazzo, quindi i mercati voleranno. Io dissi, tra il 22 e il 23 marzo abbiamo il minimo, e mandai questa email e dissi, questo è il regalo che vi faccio, comprate e tenete, andate long e guadagnate tanti soldi. Bene, chi l'ha fatto tra il 22 e il 23 marzo 2020 mi ha ringraziato, ha guadagnato tantissimi soldi, molti di questi sono iscritti poi ai nostri corsi, perché hanno detto, bene, grazie per avermi tirato il pesce, ma adesso voglio imparare io a pescare da solo ogni volta. Bene, questo è un esempio di come il tempo, le tecniche intraday di fine tuning ci danno poi la possibilità di calibrare a livello chirurgico il tempo di un'inversione maggiore, principale, che accade sul daily. Qualcuno mi ha chiesto, ma il 2022 sarà un anno di minimo come lo è stato il 32? Vedete, questi sono dei concetti obsoleti, perché il master time factor di Gann, così come lo ha spiegato, è molto più preciso, e come spesso Gann dice, anzi come ha precisato, i cicli che io do sono approssimazioni di altri cicli astronomici molto più precisi. Il ciclo di 20 anni che Gann insegnava non era nient'altro che un'approssimazione del ciclo di Giove-Saturno, che è inferiore a 20 anni, sono 19 anni e virgola. Il ciclo di 30 anni che Gann insegna, il master time di 30 anni, è un'approssimazione del ciclo siderale di Saturno, che sono 29 anni in realtà, più virgola. Quindi, ma che cosa accade? Questi cicli non sono autonomi, risentono di cicli sinodici, quindi si passa dal siderale al sinodico, e il sinodico stesso, Gann para wheel, within wheel, within wheel, ruote nelle ruote nelle ruote, facendo riferimento alla visione di Ezechiele. Gann è uno studioso della Bibbia, e quindi che cosa andava? Andava a enucleare alcuni elementi che poi trovava sui mercati di natura ciclica. Bene, tutto questo è superato da Quantum Training. Noi operiamo all'interno di principi fisici, e i cicli temporali che noi diamo sono molto più precisi. Infatti, se voi applicavate il master time factor di 90 anni, 1929, grande top e crollo, e lo applicavate così com'era al 2019, toppavate in pieno, perché voi pensavate che il mercato crollava, invece poi è salito. Quindi ci sono dei correttivi, sì, poi sì, c'è stato un crollo nel 2020, ma ok, un anno dopo, uno, poi due, e
il mercato non è crollato per questi 4 anni come è crollato per 20, no, è crollato un mese e poi è schizzato su. Quindi se qualcuno mi dice ma il 2022 sarà un anno come il 1932, state applicando principi e tecniche obsolete che quanto un trading power migliora, perché a me interessa dire tra martedì e mercoledì avremo un'ulteriore accelerazione al ribasso, e questa è la previsione che vi faccio per sentire su Nasdaq. In realtà il ribasso è già cominciato, ma tra martedì, domani 16 e mercoledì 17 novembre 2022 avremo un'altra accelerazione al ribasso. Quindi il fatto che ora io stia comprando long, sono andato long con chiusura a 672, è per dimostrarvi come prendo un pullback in modo chirurgico, è uno sberleffo che faccio al mercato, essendomi fatto 150 punti short dal massimo di oggi è a 16.260 fino al minimo di oggi che era 16.106, dove io sono uscito anche se ha fatto un po' più in basso e arrivato a 16.082. Quindi attenzione, io poi mi rimetterò short su Nasdaq, su S&P i prossimi giorni, perché mi attendo un'inversione. Ora, il punto in cui rientrerò short lo andrò a calibrare chirurgicamente con altre tecniche. Domani alle 15 farò un intervento su Finanza Now, no, scusa, alle 15.15, ora italiana, quindi se qualcuno vuole seguirmi magari darò degli update, ok? Ma ecco che vi dico, non ha più senso utilizzare il ciclo di 90 anni di Gann, perché Gann fu molto fortunato che il 1929 chiuse e andò a ripetere il ciclo di 60 anni del top della borsa del 1869. Ma se andate 90 anni dopo, vedete che tutti quelli che sono andati short e poi si sono rotti le ossa, perché non c'è stato un grande crollo come quello del 29 che molti si attendevano. Noi abbiamo all'inizio detto se il mercato scenderà e farà un top, bene, dura un po', ma appena abbiamo visto nel 2019 che il mercato aveva rotto i massimi a ottobre, abbiamo detto ragazzi, prima non lava, si va long, acquistare tutto. Se qualcuno mi chiede ma che cosa farà il mercato a fine anno, bene, tra poco vi farò vedere le master chart applicate al Nasdaq, quindi vale anche un po' per l'S&P, e faremo delle previsioni per capire la borsa farà nuovi massimi, quindi il titolo, no, il titolo webinar, ci saranno nuovi massimi o la borsa crollerà? A questa domanda risponderò tra poco, a breve. Prima di andare a farvi vedere le master chart, vorrei farvi vedere qui, in questo momento, che cosa? Altri esempi di algoritmi temporali sull'oro, vedete quello in basso è un indicatore QTA, che insegniamo nel corso Platinum, guardate come nel punto A dove abbiamo avuto un minimo sull'oro, avevamo nella curva verde che si trova in basso un minimo. Questo non è un oscillatore di prezzo, questo è un indicatore temporale. Ok, temporale, lavoro soltanto in termini temporali. Guardate come nel punto B dove c'è stata un'accelerazione al rialzo abbiamo avuto un massimo della curva verde, poi guardate come nel punto C dove abbiamo avuto un minimo da cui c'è stato un run up importante e la fine del trend ribassista che durava oltre 4 mesi, ecco nel punto C abbiamo avuto un massimo della curva verde e poi ancora una volta nel punto E abbiamo avuto un grande minimo con centinaia di punti di inversione, ecco, e questo poi è come va a funzionare il nostro sistema degli indicatori temporali che insegniamo dal sesto al decimo livello, che vi dà quindi una padronanza del mercato. Allora, adesso le master chart su Nasdaq. Le master chart, cosa sono le master chart? Sono una tecnica segreta di W.D. Gann, rivista però da Quantum Trading Power e applicata per fare trading di multi-day e di medio termine. Allora, andate a studiare le master chart e vi trovate la squadra del 9, vi trovate la squadra del 12 che diventa di 144 di Square Online, e poi avete la Hexagon Chart, tante cose bellissime che molti dicono che sanno usare, però voglio vedere chi mi fa vedere delle previsioni pubbliche continue, una volta, due ci prende e 5, 6, 7 volte toppa clamorosamente, perché le master chart non funzionano come le persone oggi pensano, di
studiarle, ma si basano su principi di vibrazione totalmente diversi, un pochino più profondi. Per esempio, dire io applico su una asta una sfera online invece che una squadra del 12, che poi la squadra di 144, è un'affermazione che detta così deve essere giustificata, perché applichi la squadra del 9 e non un'altra squadra, per esempio quella del 360, perché ci sono dei codici di vibrazione associati a ogni mercato, a ogni indice, che ti indicano qual è la squadra che funziona. Non è detto che una squadra che ai tempi di Gianni vibrava molto bene su una certa commodities oggi vibri ancora allo stesso modo, non è assolutamente detto. Magari sì, ma lo dovete confermare attraverso una serie di validazioni dei massimi e dei minimi degli ultimi 10 anni. Quindi è un discorso molto complesso quello delle master chart, ma andiamo a vedere come funziona. Ora arrivo. Ok, questa è una master chart applicata al Nasdaq Weekly. Bene, ma è molto interessante, perché io ho preso un minimo molto importante. Quale? Ho preso un minimo che parte qui dal il bottom famoso di marzo 2020. Ok. Dopo il grande crollo, e da lì ho fatto partire la mia squadra, la mia master chart. Vedete, qui ho un ventaglio di angoli che parte dal minimo, ma ho anche una divisione del grafico attraverso strutture prezzo-tempo. Quindi non parlo solo di prezzo, ma di prezzi-tempo, perché la squadra finisce in alto, poco sotto 18.560, tutto in alto a destra, vedete? Perché c'è una riga nera, lì finisce la squadra, che in realtà è un quadrato prezzo-tempo. Ogni squadra è un quadrato prezzo-tempo, che però viene costruito con principi diversi. Allora, guardate questo quadrato prezzo-tempo come ha funzionato. L'angolo che qui è viola, che corrisponde quindi all'angolo, viene su da 4x1, in questo caso specifico, da qui questo minimo dove ora ho il cursore, e poi ancora una volta squadrando il 50% della squadra dal massimo, il massimo di settembre, no, scusa, del febbraio e di gennaio di febbraio 2021, ok? Dove abbiamo avuto uno stono, il primo stono abbastanza significativo. Dopodiché ecco che l'angolo continua, ma il mercato va a essere bloccato esattamente il 3 settembre del 2021, quindi poco tempo fa, 2 mesi fa, da chi viene bloccato? Dall'angolo 1x1 che parte dalla fine della squadra verso il basso. Questo punto molto molto importante: il prezzo storna, il prezzo va da 15.708, storna fino a 14.367. Un bello storno, ragazzi, non male, non male. Ecco che si è fatto 1.000 punti in Nasdaq. Ma dove si è fermato? Guardate, l'inversione del minimo è stata fatta esattamente sull'intersezione dell'angolo verde, che rappresenta in questo caso l'angolo 3x1, con un terzo della squadra, e la squadra in questo caso era un terzo di prezzo, che è squadrato con l'angolo verde, sempre che indica terzi, quindi angolo 3x1, e qui ha fatto il minimo da cui il mercato è ripartito di alto. Se io continuo a utilizzare questa squadra, posso fare una previsione del tutto, generale, che deve essere confermata da altre tecniche, dove dico che intorno alla settimana del 17 di dicembre, che è quella dopo, quindi fine anno, ultima parte di dicembre, potrei aspettarmi di trovare il Nasdaq intorno a 16.686. Questo è il target per l'ultima parte di dicembre. Cosa accadrà? Perché? Perché qui abbiamo dei tempi prezzi importanti, abbiamo qualcosa come 1, 2, abbiamo i 7 ottavi della squadra di prezzo,
e abbiamo i due ottavi di tempo di questa squadra, di questa master chart. Ok, questo è un prezzo tempo potenziale. Non è detto che ci arriva, dovrà essere confermato da altre tecniche, però è una prima proiezione che io faccio. Fin fine anno il prezzo arriva qui. Poi se lo buca di 200 punti, meglio, even better. Se si ferma 30 punti prima, no, no problem. Questa è un'area di target generale, ok? Ora però che cosa fa? Secondo me il Nasdaq nei prossimi giorni tenderà a scendere. Ma come mai? Perché ho degli algoritmi prezzo-tempo importanti. Innanzitutto oggi ho avuto una entelechia, vedete qua sul massimo di oggi, questa entelechia è data da linee quantiche, guardate la linea gialla che interseca la linea rossa, il prezzo era qua, non ha superato l'altra linea verde che è subito sopra e questo per me è un setup di inversione. Ma ci sono altri setup di tempo che indicano che il prezzo potrà scendere per 2-3 giorni, minimo, minimo, se non di più, a partire da oggi. Oggi ha fatto per il massimo e quindi domani, dopodomani, ma da martedì e mercoledì ci dovrebbe essere una ulteriore discesa in teoria. Poi andiamo a vedere sempre con i prezzi di tempo. Tanto noi mettiamo, guardate come quest'altra linea quantica qui, gialla, con un'inflazione molto elevata, ha fermato il prezzo sul minimo di mercoledì. Adesso che cosa accade? Quanto vale? Qui questi sono dei che non ho aggiornato. Quindi se lo metto qua, oggi ora vale 16.138, il prezzo è un po' più alto e il prezzo che si è fermato qua su 16.104 circa, poco sotto, dove c'è questa linea rossa. Qui vedete questa linea rossa che passa, il prezzo oggi si è fermato qua. Ora, se questa linea invece gialla, molto ripida, sarà rotta qui e domani questa linea quota, oggi quota 16.059, domani quoterà invece 16.075. Se questa linea sarà rotta al ribasso, il prezzo qui e il Nasdaq qui c'è pure sotto 16.075, domani molto sotto, tipo 30, 40, 50 punti sotto, ecco che comincerà una nuova gamba ribassista. Questa è la mia previsione utilizzando le QPL. Ok, ecco, continuo ancora. Posso vedere altre QPL, ma tanto mi dicono tutte quante la stessa cosa. Ci sono altre QPL, ma tanto mi danno sempre la stessa identica informazione. Posso mettere gli angoli di Gantt. Guardate come gli angoli di Gantt partono dal minimo di 8 marzo 2021, arrestano questo minimo importante del 13 maggio, arrestano il minimo del 4 ottobre, da cui il mercato va a ripartire, metto ancora angoli di Gantt, eccoli, e dovrei avere altri angoli di Gantt, da poco, eccoli qui, questi sono, come dire, aggiornati oggi. Guardate come l'angolo blu qui è fatto da resistenza, quindi io posso mettere altri angoli qui e dire, vedete, non essendo stata oggi il prezzo non ha superato questa linea qua, questo incrocio di angoli che passava a 16.260. Questo è esattamente dove ha fatto il massimo oggi, sull'incrocio di questi due angoli, a 16.260, no? Passano gli angoli, uno passa a 69 e il prezzo ha fatto il massimo a 72. Quindi 16.269 era il prezzo teorico, ha fatto 16.272. Questo è stato il massimo di oggi, il prezzo non è stato appena toccato questo incrocio di angoli, è crollo di boom, vedete, è crollo di. Allora, questo significa che anche dal punto di vista della struttura dei quadrati di prezzo-tempo, oltre la struttura delle QPL quantiche, questo indica che il mercato oggi aveva un appuntamento importante. Poi, con la struttura prezzo-tempo, non avendo superato questo doppio incrocio di angoli che indica un doppio tempo prezzo, il prezzo è crollato di 250 punti, questo indica debolezza. Se la QPL che ho indicato prima, questa qua, sarà domani rotta al ribasso e ci sarà una chiusura sotto di 50 punti, avremo un ribasso che continua per diversi giorni e porterà il prezzo più basso, più in basso del minimo di che abbiamo avuto mercoledì a 15.000.
15.896 di NASA. Ecco, questo è come noi insegniamo i nostri allievi a fare analisi, a avere delle chiare indicazioni di prezzo. Ok, esistono tecniche ancora più precise, tecniche ancora più, come dire, chirurgiche per intraday. Oggi abbiamo messo il massimo, il minimo esatto, ve l'abbiamo fatto vedere sugli eseguiti, non mi voglio ripetere. Bene, in questo modo noi possiamo veramente creare un sistema di trading per guadagnare in modo costante. Questo è molto molto importante, ok? Questo è una tecnologia, una metodologia di ordine superiore. Quantum trading vi insegna non soltanto quello che Gann ha scritto sugli angoli, ma molte cose che Gann non ha mai scritto e che non ha mai scoperto, che noi abbiamo fatto progredire il sistema di quello di tempo perso di Gann con tecniche più avanzate, ma soprattutto queste tecniche vengono integrate insieme alle linee quantiche che Gann non aveva ragionato, sviluppato in modo chiaro, con delle certezze, ma indicava più o meno alcune cose. Noi diamo regole specifiche su come si calcolano le linee quantiche, le entelechie, le strutture per prezzo tempo, dove il prezzo inverte, dove ci sono gruppi temporali che indicano inversione. Esattamente come abbiamo fatto vedere sull'oro, dove nel punto A abbiamo un run up che parte, nel punto B un altro run up importante, nel punto C finisce, in questo caso nel punto C il trend ribassista che dura da mesi comincia il trend ribassista. Queste sono tutte tecniche temporali del corso dal sesto al decimo livello. Il nostro consiglio è: volete guadagnare in modo costante, fate il corso pratico, fate l'inizio a me per un anno, se avete seguito da me per un anno. Bene. Allora, se avete altre domande mi potete scrivere, alcuni di voi sono già iscritti, ci hanno chiesto tante cose, a quasi tutte, direi, anzi, ho risposto spiegando nelle varie slide le varie tecniche, le varie strutture. Adesso, una cosa molto importante, andiamo ancora a vedere che cosa quindi possiamo ottenere con i corsi della Quantum Trading School, ma soprattutto che cosa otterremo se diventeremo un professionista, cosa potremo ottenere, quali sono i vantaggi e gli obiettivi che ci potremo porre e realizzare insieme. Andiamo quindi a vedere insieme e poi dopo ci salutiamo, perché è ora di andare a cena. Eccoci, siamo pronti per vederlo insieme. Che cosa imparerete nei nostri corsi della Quantum Trading School? Bene, innanzitutto vi farò vedere come il prezzo si muove in uno spazio curvo, e perché il prezzo all'interno dei grafici tridimensionali, quando incontra una curvatura, fa un minimo e quindi i prezzi da lì cominciano a salire, oppure un massimo e i prezzi da lì cominciano a scendere. Noi, attraverso le nostre tecniche quantiche basate sulle entelechie, sulle quantum price lines e gli algoritmi quantici temporali, siamo in grado di prevedere con grande precisione i massimi e i minimi di commodities, indici di borsa, forex, valute, come abbiamo dimostrato sempre negli ultimi 3 anni, continuamente e con grande precisione. Vi farò vedere come il prezzo è come un elettrone che si muove per salti quantici. Da C si trova su un orbitale che esprime un certo livello energetico e salta fino a B. Tra C e B esiste una costante, la costante H di Planck, quindi possiamo misurare la costante di salto tra C e B e B e A. Questo che cosa vuol dire? Che se il prezzo veramente si muove come un elettrone, prendiamo gli orbitali precedenti e li stendiamo sul grafico. Abbiamo delle linee quantiche di prezzo che sono le QPL. E sono queste linee di color violetto. Abbiamo la QPL A2, la 3, la 4, la 5, sono diversi orbitali quantici, ogni orbitale dista dall'altro un certo intervallo di prezzo, indicato dalla costante H di Planck. Bene, il nostro software ce li mette sul grafico, anche se avete fatto la terza media potete capire tutto in modo semplice, diretto e veloce, perché io vi insegnerò come usare il nostro software che vi indica dove si formeranno i prossimi massimi e i prossimi minimi. Ed ecco che Visco, Ignazio Visco, il chairman di Banca Italia, dice: abbiamo una forte incertezza, crollo del PIL, più disoccupati, lo diceva a fine maggio. Immaginatevi ora con il nuovo lockdown che ci sarà, quanti disoccupati in più avremo. Sarà una catastrofe per l'Italia, purtroppo non possiamo nascondere gli indici dietro un dito
dobbiamo guardare dritti alla realtà, nuda e cruda com'è. Ecco, l'Europa è in crisi, l'Italia sta affondando, quindi questo significa recessione, povertà, fame, problemi di ordine sociale, perché le imprese poi si ora chiuderanno con il nuovo lockdown, non sanno quando potranno riaprire, se stanno già mettendo in cassa integrazione, stanno già licenziando dipendenti, professionisti e titolari di partita IVA sono disperati, tutto, il business sta crollando, i fatturati stanno calando, molte imprese stanno licenziando, molte imprese piccole, molti professionisti stanno chiudendo l'attività. Sono disperati, ma gli allievi della Quantum Trade School non temono nulla di questo futuro. Perché? Perché imparano a guadagnare con il training in modo costante, fanno trading insieme a me quasi tutti i giorni, molte volte a settimana. Io mostro come faccio trading, come applico le tecniche, le insegno lezioni, loro mi fanno domande nella chat, rispondo agli allievi, c'è un'interazione continua. Il corso non è soltanto quello istituzionale che teniamo full immersion, 10 lezioni in un anno, ma il corso è quello che facciamo quotidianamente, dove gli allievi mi dicono dove devo mettere lo stop loss, dove devo fare piramide, dove devo andare al take profit. Io mostro come applicare le linee quantiche, gli algoritmi temporali, sia sull'intraday sia sui time frame superiori. Abbiamo due tipi di trading: uno per chi ama l'intraday lo può fare chiudendo operazioni durante il giorno, altri che invece vogliono fare un'operazione a settimana in tutto relax. Anche se hanno poco tempo perché sono impegnati sul lavoro, mettono il loro ordine limit, quando viene preso simultaneamente hanno già messo lo stop loss e persino il take profit, quindi noi già sappiamo dove arriverà il mercato, quindi mettiamo take profit. Beh, ve l'ho dimostrato con le distinte che vi ho proiettato, ho fatto il 100% in 15 giorni, dal 26 agosto al 12 settembre, ho fatto nell'ultima settimana di trading che si è chiusa il 29 di ottobre 2020, soltanto il 28% in 7 giorni. Questo lo faccio abitualmente. I miei allievi invece faranno il 10% al mese. Questo è quello che noi insegniamo, 2,5 settimane in media. Bene, come funzionano i nostri corsi? Abbiamo tre pacchetti di formazione per aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi personali e finanziari. Abbiamo il corso per diventare un trader professionista, il Platinum Quantum Trading, un percorso completo dove insegniamo in 12 mesi tutte le tecniche segrete di W di GAN, incluso il Master Time Factor di livello superiore, ma tutte le tecniche di Quantum Trading, le famose Quantum Price Lines che vi ho mostrato, le tecniche di tempo, gli algoritmi segreti temporali, i Quantum Time Algo, che ci indicano tutti i massimi e tutti i minimi dove si formeranno, e il nostro software ve lo diamo compreso all'interno del pacchetto. Poi abbiamo il Golden Quantum Trading, dove vi diamo i primi 5 livelli rispetto ai 10 livelli totali, un percorso che vi insegna a fare trading bene, non diventare ancora trader pro, non diventare ancora persone che potranno vivere di trading soltanto, ma imparare a fare trading bene, imparare la metà delle tecniche di GAN, la metà delle tecniche di Quantum Trading. Quindi parliamo un po' di teoria anche, però svilupperemo le tecniche superiori dal sesto al decimo livello, che sono oggetto del Platinum. Poi invece abbiamo, per chi vuole cominciare, magari gli studenti, magari persone che hanno un budget molto limitato, lo Starter Quantum Trading, i primi due livelli, il percorso che vi consente di cominciare a guadagnare con le tecniche lineari di tempo e di prezzo. Vi insegnerò il money management di W di GAN e quello quantico per poter avere sempre un controllo totale della position size e non perdere mai più di 50 euro al massimo ogni 10.000 euro di capitale. Quindi se avete invece 100.000 perdete al massimo 500 euro quando partirà il vostro stop loss, perché resterà soltanto lo 0,50% del conto dell'equity per ogni singolo trade. In tutti i pacchetti vi diamo il software dedicato, il materiale didattico. Ecco, il software ve lo diamo soltanto nel Golden e nel Platinum, nello Starter non vi diamo il software, ok? Perché potete usare altre piattaforme gratuite, ok? Allora, noi vi diciamo: vi piace la vita che fate? Vi piace essere schiavi di qualcun altro che decide quando potete andare in vacanza, quando vi potete prendere dei permessi, quanto guadagnate ogni mese? Lo stabiliscono gli altri, il vostro datore di lavoro, mica lo stabilite voi. Ecco, vi piace questo per il resto della vostra vita? O vi piacerebbe diventare degli uomini liberi? Liberi che decidono veramente quello che fare della loro vita, decidono loro quanto guadagnano, decidono loro quando andare in vacanza e quando lavorare. Vi piace la vita che fate? O
o sognare una vita migliore con molti più soldi e più tempo libero per voi. Volete smettere di sprecare tempo, denaro ed energia perdendo soldi con metodi di trading che avete finora provato? Trading System, tutti i metodi di trading che avete provato non funzionano perché se no eravate già ricchi, se no non guardavate neanche questo video. Quindi vorreste imparare a trasformare un piccolo capitale in un grande capitale come ha fatto Dario Di Gea nel corso della sua vita più volte, come ho fatto io, come ho mostrato ai miei allievi tante volte. Bene, e vi chiedo ancora, ma se ogni anno guadagnate sempre di più e siete pienamente soddisfatti di quanto guadagnate e vi piace magari il 70% di tasse sul vostro reddito, vi diciamo subito, non venite ai nostri corsi. No. Se potete viaggiare come e dove volete, lockdown a parte, senza mini budget, potete comprarvi tutto quello che volete senza mini budget, come dite nei nostri corsi. Ma se non è così e volete guadagnare ogni anno molto di più di quello che avete guadagnato l'anno scorso, e volete pagare soltanto il 26% di imposte e fare veramente una vita top, una vita di serie A, non una vita di serie B o di serie C, e volete realizzare tutti i vostri sogni, qualsiasi essi siano, allora avete bisogno di iscrivervi ai nostri corsi di training ora. Non domani, non tra una settimana, adesso. Bene, vedete, il trading è azione, eh? Guadagnare soldi è azione. Se volete più soldi non dovete esitare, non dovete avere paura, non dovete posticipare. I perdenti hanno paura, eh? I loser diranno sempre, lo farò domani, lo farò l'anno prossimo, eh? Sì, lo farò quando avrò tempo. Se vuole diventare ricco, potente e libero, decide di fare le cose oggi, ora. Pensate a tutto quello che vorreste fare nella vita e se guadagnaste ogni mese il doppio, il triplo, il quadruplo, 10 volte di più che di quello che guadagnate oggi con la Quantum Trading School, riuscirete a farlo. Riuscirete a farlo se vi impegnerete, se studierete, se farete tennis, a me soprattutto. Io sarò il vostro allenatore. Se volete imparare a giocare a tennis e diventare un campione e fare i tornei e vincerli, beh, dovete giocare a tennis non con il vicino di casa o con un maestro di tennis che trovate così su internet, 30 euro l'ora, lezioni di tennis. Dovete giocare a tennis con un grande campione tipo Federer. Allora, se giocate con Federer ogni giorno, 5 giorni a settimana per un anno, 12 mesi, alla fine farete un servizio incredibile delle ace che nessuno riuscirà a prendere. Se giocherete ogni giorno con Federer, riuscirete a fare dei rovesci alti, pazzeschi, che manderanno la palla esattamente nell'angolo opposto del campo. Insomma, farete dei colpi che distruggeranno il vostro avversario. Chi è il vostro avversario? È il mercato. E chi è in questo caso il Federer della situazione che vi insegnerà a fare tutto questo nel trading? Sono io, Fabio Oreste, perché sono un master trader. Avete visto i libri che ho scritto a livello internazionale, in italiano, in inglese, perché scrivo 24 ore al giorno, insomma, soprattutto avete visto i miei risultati nel trading, le mie distinte bancarie, di tracking broker, gli estratti conto, quelli sono prove che io guadagno il 28% in 7 giorni, una settimana, il 100% in 15 giorni, e andatevi a vedere la mia pagina Facebook, Quantum Trade School, quanti massimi, minimi ho preso con precisione, ho preso esattamente il minimo di euro-dollaro del 2019, ho preso tutti i minimi del caffè, Coffee Future, del 2019 e fino a giugno 2020. Con tanti allievi abbiamo fatto veramente delle tradate emozionanti e eccezionali. E anche con chi ci ha seguito nei webinar gratuiti come questi, quando ne abbiamo fatto uno, 15 novembre 2019, con la rivista Traders Magazine, Maurizio Monti ci ospitava, grande professionista, dove abbiamo detto: compate il caffè, oggi vale 109 e arriverà minimo a 132, fate piramidi, cioè compate ancora ogni 5 punti. Ma il caffè arriverà a 132, chi ci ha seguito del pubblico ha guadagnato 20.000 dollari, 18.000 dollari, 22.000 dollari, secondo del piramide. C'è ancora un webinar sulle commodities sul caffè del 15-20 novembre, andremo a vedere 2019 e vedrete un po' che cosa è accaduto. Bene, adesso non vi chiedo di pensare se iscrivervi o no a questi corsi, ma di agire, fate qualcosa per voi, non per me. Io guadagno migliaia di dollari al giorno. Le mie distinte di Interactive Broker lo provano e vi dico: cercate di garantirvi un futuro migliore. Garantitevi la possibilità di guadagnare con il trading in modo costante molto più di quello che guadagnate attualmente, perché tra poco verranno tempi duri, molto duri. Qualsiasi sia la vostra attività, che prima andava bene o benino,
potrebbe andare in futuro molto male, per colpa vostra, ma per colpa delle cose, del Covid, della situazione mondiale che sta letteralmente precipitando. Bene, adesso fate una cosa molto semplice: iscrivetevi a uno dei nostri pacchetti di formazione, il Gold, il Platinum, lo Starter fate voi, perché vi fornirà la conoscenza delle cose prime che muovono i mercati finanziari e vi consentirà di ottenere tutto quello che avete sempre desiderato attraverso il metodo Quantum Trading Power, proprio come me e Fabio Veste, che ho dimostrato tante volte con le mie operazioni pubbliche, dove sono entrato sempre sui massimi e sui minimi, guadagnando molto. Per informazioni sui nostri corsi, per fare domande sui nostri corsi, mandateci un'email con il vostro nome, cognome e telefono e tipo di corsi a cui siete interessati a info@quantumtradingschool.com e vi risponderemo. Ecco, pensate che i corsi che avete visto partire ora a novembre, se vedrete questo video dopo novembre, scriveteci ugualmente, perché magari ci sono dei corsi che partono ancora, perché abbiamo sempre tante richieste. Io dico sempre: ok, questo è un corso che parte, non so quando partono gli altri. Poi ci mandano 20 mail: vogliamo fare il corso perché abbiamo parlato con i tuoi allievi, abbiamo conosciuto gente che ha fatto i corsi con te. Ci hanno detto veramente che hanno guadagnato molto, l'abbiamo anche visto. Bene, e allora io riapro un corso se ricevo molte richieste. Quindi, se volete frequentare i nostri corsi anche dopo le date di novembre che avete visto, chiamateci, scriveteci. Ecco, ora non perdete tempo e soldi con altri corsi che non vi hanno insegnato a fare trading in modo operativo, che non vi hanno dato nessun tipo di guida qualificata. Perché? Perché quando avete fatto questi corsi in passato, diversi dal mio, avete fatto un weekend, avete fatto magari un giorno soltanto, e poi vi hanno lasciato, vi hanno abbandonato a voi stessi, come un pacco, senza destinatario. Bene, che cosa accade? Questo accade in tutti i corsi di trading, tranne il mio, perché? Perché noi non facciamo corsi, ma facciamo in realtà, noi siamo una scuola di trading, l'unica vera scuola di trading dove imparare a fare trading con un campione del trading come me, con un master trader, e fare trading tutti i giorni, fare domande, facciamo trading a mercato aperto insieme e soprattutto guadagniamo molto. Bene, gli altri vi dicono che guadagnano, io ve l'ho dimostrato con gli estratti conto di Interactive Broker e lo potrete vedere anche in futuro, perché io sono abituato a fare i fatti e non le parole, perché time is money e il tempo per un trader è la commodity più preziosa che possa esistere. Bene, iscrivetevi subito ai nostri corsi Quantum Trade School e diventerete dei professionisti partendo anche da zero, imparerete a guadagnare migliaia di dollari ogni settimana. Bene, un piccolo update: dopo la fine del webinar, immediatamente dopo, il mercato è salito e ha toccato il target che noi abbiamo dato. Quindi abbiamo fatto take profit, abbiamo guadagnato altri 1220 dollari dall'inizio del webinar, oltre gli oltre 4800 dollari che avevamo guadagnato durante il pomeriggio, che poi abbiamo fatto vedere in piattaforma e in real time. Bene, guardate che cosa è accaduto: il prezzo ha toccato prima il nostro target, 14.700. 72, ma poi che cosa ha fatto? È salito fino alla QPL che noi avevamo indicato come target naturale a 16.195. Fantastico, questi sono in analitico i profitti. Avevamo comprato 10 micro Nasdaq a 16.136 davanti a voi all'inizio del webinar. Abbiamo fatto trading davanti a voi in real time, come facciamo spesso, come facciamo sempre per dimostrare la veridicità delle nostre operazioni e la sicurezza con la quale io apro operazioni in pubblico, perché non ho paura di essere smentito, in quanto 9 volte su 10 vado a target, mi porto a casa soldi e mi guadagno i miei 4-5 mila dollari al giorno quando faccio trading. Abbiamo comprato altri 10 micro Nasdaq in piramidi a 16.146, abbiamo fatto take profit a 16.172, quindi abbiamo realizzato con la prima e con la seconda operazione 61 punti in totale, cioè pari a 1220 dollari di profitto in 3 ore di trading. Bene, questa è la prova che Quantum Trading Power funziona, funziona davanti a coloro che sono interessati ai nostri corsi, ai nostri webinar, e vi dimostriamo, come facciamo ormai da anni, che siamo dei trader professionisti che guadagnano in modo costante. Bene, che dire, se volete imparare a fare trading come professionista e guadagnare migliaia di dollari ogni giorno che fate trading, venite da Quantum Trading School. Vi seguirò personalmente e vi insegnerò a fare
esattamente quello che faccio io. Buona serata e buon fine a tutti.